Guardi gli altri stati, non solo quello. Oh, signore e signori, siamo in lives. Se ognuno è un bravo bambino e non guarda cosa prende il proprio compagnino, siamo tutti felici. Allora, io ti dico, verrà fuori una merda, perché allora io ti dico, se a me capita, mettiamo la Francia, e a massimo viene l'Italia, cioè a massimo viene fuori la Germania, abbiamo già perso. Ma io direi così. È quella la cosa bella, cioè a me potrebbe capitarmi, boh, uno prende il Giappone, prende la Cina e capisci Eccolo che che mi non si fa può dividere, crashare, insomma. guardate. Wow! Mi ha fatto crashare il Zofiron. La prima volta crasha sempre. Ah, chiudiamo. Porco Dio. Che Però è interessante, coglione. no? Perché ad esempio io prendo il Giappone, sperando che fai tipo, cioè senza dire niente, capito? Senza mettersi d'accordo su che stati prende. Tu scegli. Stati così proprio interessanti, poi io scelgo il Giappone, fighta, spero che prenda uno stato fascista. Dico, spero. E se tutto va I bene, want. boh, non lo so. Devi sperare nella bontà divina. Coming Oppure la cosa più carina era tipo fare squadre cooperative. Cioè, o meglio. Così almeno tu Rekia insegna a Massimo e io insegnavo un po' a Faita, quello che c'è da sapere. Cioè, quello è lo scopo della cooperativa. Giochiamo tutti tipo uno stato, cioè tutti uno stato, ogni squadra gioca uno stato e più anziani insegnavano a quelli un po' più giovanetti come giocare uno stato. Che era quello che bisognerebbe fare quando insegni una persona. Se no, è inutile fare cose. Allora, aspetta. Refresh internet mod. Mamma mia, quanta gente c'è che gioca la Road to 56? No, basta che mi Ok. faccia crashare quando entro. Amore mio, sono Comunque ho scoperto un te. modo senza mandare ogni volta il codice. Basta che metti. Quando giochiamo con le mod. Quando ci giochiamo, no. Però quando ci giochiamo con le mod. Tu applichi il filtro mod, fai refresh internet e ti capitano tutte le cose che devi vedere. Cioè, ovvero, l'unica mod che si chiama Adolf Hitler. Samina, mina, e waka Ma quindi waka. scusa, Rekia, tu sei l'unico player nel mondo che ha quel nome? Questo è il... No, non penso. Dici che non c'è il controllo Secondo me, se non su... giochi in online, no. Sta giocando online. Sì, ma intendo Io in dovrei lobby provare a mettermi il suo private. stesso nome ed entrare nella lobby. Ma proprio vedere se mi fa mettere il suo stesso nome. Perché sarebbe il colmo, vuol Comunque mi sono dire. installato Alien Alien. Quale? Isolation, ovviamente. Adesso l'obiettivo è farsi installare TeamViewer a Fighter per far giocare a Alien Fighter. Mi è arrivato un messaggio pure da Switch. Dammina e sto giocando Sofan. Guarda che Sofan secondo me è il gioco più chillon che hai. Se non entri in guerra con Rick. Allora, è vero, però ci devi mettere. È tipo come Oppenheimer, devi aver voglia di giocare perché sennò Cioè, altrimenti è uno esatto, ma poi la schifo. cosa più divertente è che io e Ricchia, diciamo, se qualcuno si deve scannare ci siamo io e Ricchia. Ma il terzo che gioca, o che sia Fighter, che sia tu, non fa mai un cazzo. Ma a me va bene così, Cioè, io sono un economista, io mi gestisco lo stato, basta. esatto, cioè Fighter è comunque Ricchia. Sta lì e non rompe i coglioni. Cosa fa Ricchia? Io do Guarda lì, tipo supporto. Fighter è lì. Ok, allora aspetta un attimino, mi faccio questo. Io ragazzi do supporto. Non servono armi. Chiedete al Max. Il Max sicuramente avrà armi. Avrà uno stato Sì, ho capito, ma d'arma. se io sto andando contro Santoro e c'è anche Faida in mezzo e tu mi dai solo armi, sei inutile al cazzo, Dio povero. Allora ti posso dare anche manpower. Cioè, insomma, io sono lo stato riserva. Ti ricordo che dovresti imparare a giocare le major. Perché per giocarti le minor, allora, le minor non c'hanno, beh, a parte questi qua, non c'hanno focus. Però se volessi veramente imparare bene, ti devi prendere tipo una major che vuoi far diventare tua.
che sia sì, United il States, gioco, quello il che gioco vuoi. Un attimo, basta sbarrellando un attimo. Ci sta. Okay. Ti devi imparare bene bene e fidati, quando ti impari a giocare bene bene una major, poi sai giocare qualsiasi altra roba. Allora, intanto aspettiamo fight e poi iniziamo. Facciamo seriamente quella ruota che faccio io, o facciamo partita di nuovo? Ma quindi adesso vogliamo iniziarne una nuova oppure continuiamo quella di prima? Adesso continuiamo questa, tanto io tra poco vado a mangiare. Fight a Pong deve fare il coglione. Che deve fare il coglione? Arriva dopo, perché si sta mangiando. Quindi magari quando io vado a mangiare, lui credo che arriverà, quando arriverà prende il mio posto dell'Italia e gioca al mio posto. No, intanto fate la vostra partita, e poi quando arrivo pure io facciamo la partita tutti insieme. Va bene. Così almeno vi tenete le mani in briga e poi vabbè. Guarda cosa gioco. Churchill! Guarda che secondo me da imparare la lingua di terra. Ti fai la marina della Madonna, proprio la marina della Madonna, 400 navi, German Reich non ti arriva neanche per sbaglio, sei isolato lì fermo, tu ti fai il tuo rob, produci a stecca aerei e poi basta. Ecco cosa puoi fare. No, cos'è che potresti ti fare? Puzza il culo! È vero, quando entri in guerra con la Russia, la Germania, attacchi pure te, fai 800 sbarchi. Quindi cosa volete fare? Adesso facciamo qua. Quando caricherai, starteremo la partita tranquillamente. Civilian Factory Construction Speed. Attenzione, guarda che routing. Scherzo. Recovering for Civilian War. Non è proprio messo bene, scherzo. Però per il resto è fatta anche bene. Meno 10%, si vede, non fa. No. Vediamo invece i miei buff. Però per il resto è fatta anche bene. Oh, ma si sente anche bene. Sì. Mamma mia. Non c'è neanche un debuff, li ho tolti tutti. Io vi ripeto, io vi ricordo che finora nessuno ha mai tirato una nuclear quando abbiamo giocato tra di noi. Voglio ottenere questo primato. Ma nessuno ha lanciato il nucleare perché? Perché letteralmente abbiamo visto che sono altamente inutili. Guarda che sono utili, Non lo so. Se tu hai la superiority... Avete sempre detto di no. Però, okay. Cioè, per quello che effettivamente... Cioè, il tempo che ci metti a sbloccarle, a produrle... Però in effetti, quando tu sganci una nucleare, tutta quella regione in cui hai sganciato la nucleare... Uno si becca le radiazioni, tipo sono tutti debuff di difesa. Quindi tipo perdi un fracco di difesa, un fracco di attacco. E due, perdi tutte le strutture, quindi se c'è... Sono tipo vicino a Mosca, sono all'interno trincerati a Mosca. Se io lancio una bomba nucleare a Mosca, tutti i fortini, tutti i supply hub vanno giù. E quindi io posso avanzare. Quindi effettivamente è utile. Poi, quanto effettivamente ne riesci a sganciare è un'altra cosa. Quanto ci manca, signor Xoxa? Ah, che io sono dentro, cos'è? Lo so, sei qua bello caricone velocemente. Ma sto caricando, io non lo vedo. Sì, stai ancora caricando, ti manca poco. Benissimo! Dopo io proverei ad adottare, dato che ho il DLC ed è un po' più divertente. Almeno giochiamo con le cose carine. Oh. Tu puoi mettere ready? Ho visto una vecchia che è... Cioè, ho visto due vecchi, ovvero una coppia di questi due anziani, che hanno... C'era la vecchia che stava sniffando una torta, arriva suo marito, gli schiaffa la testa dentro la torta, e tipo, lei... Ha fatto la stessa faccia di quando ti mettono qualcosa nel culo. Era tipo lì. Bellissimo. Riesci a mettere Prontos? No. Cioè, non è verde. Grazie. Non è verde. Io non lo so.
Ah, ma aspetta. Ah, perché adesso mi ha ricaricato la partita di come, lo stato di come ero messo. Cazzo, stavo attaccando anche da Dio. Wow. Allora, definisci da Dio. Allora, sopra sto andando un po' a puttane, sotto sto sfondando di brutto. Non mi fa mettere pronto, ragazzi, cioè, cosa posso dire? In che senso? Non... Prova a togliere la Turchia e rimetterla. Metto la Romania. Poi rimetto... No, rimetti la Turchia. Fatto, fatto. Ah, vedi. Ready. C'è un patato. Quelli bugs. Bugs di questo gioco. Pending save game to max. Quando vuoi. Ho messo ready, eh? Ho messo ready, signori, eh? Sì, mi si era buggato anche a me, tranquillo. Ok, ok, non posso fare un fartignoletto. La Madonna. Diciamo che quando giochi con le mod è sempre interessante la situazione. Beh, è normale. E però io ancora non so come sia possibile... Prima io e Recchia non potevamo giocare insieme, dal giorno all'altro a quanto pare possiamo... Cioè, è stato proprio graduale. All'inizio proprio non potevamo ma giocare insieme. Ma perché probabilmente avevate un ban tra voi due e col tempo hanno deciso di togliere. Ma poi era proprio col tempo, cioè, poi col tempo, allora, piano piano a un certo punto potevo entrare nelle sue lobby, entravo ma non potevo fare niente. Poi piano piano un altro giorno entravo, facevo uno o due anni e poi non potevo più fare niente. Ma come le malattie. E poi adesso vedi, piano piano, un pezzettino buono, alla volta... caccia la Spagna immediatamente dalla nostra fazione. Anzi, fallo dopo. Vabbè, che la Spagna ti servono. Ma vaffanculo, mi serve a me la Spagna, sono io la Spagna. Tu vuoi fare l'impero romano, ho capito. Non posso fare l'impero romano. Allora, che cazzo mi rompi i coglioni per la Francia? Per la Spagna. Io voglio adesso in questo esatto. Interessante, a quanto pare la marina inglese era nello stretto Mediterraneopolo, non lo sapevo. No! Me ne sono accorto un po' tardi, devo dire questo. Sì, è un po'... È no good idea. Non c'ho più navette. E sono tutte riparazioni. Oddio, ma le mie... Oh... Mamma, non mi ricordavo che era così retto. Bombo cla! Perché è così lento adesso? Io andavo abbastanza decentemente. Io avrei fatto War with Greece. Perché non posso fare War with Greece? Grazie per il camion, Santoro. Niente. Sempre in esposizione. Perché cazzo stanno pushando così i miei? Ma che cazzo fate? Ma siano stupidi. Ti servono truppe? Io non capisco perché la gente è stupida su sto gioco. Cioè. Ma che cazzo fanno? Dai, faccio Albanian Oil, che potrebbe essere utile. Nel Mediterraneo come siamo? Cazzo, non abbiamo supporto nel Mediterraneo. Max, dimmi. Dobbiamo fare così per salvarti il culo, poi la cacciamo e quando abbiamo finito tutto attacchi la Bulgaria. Ah, l'aria connessa? Sì, perché sennò perdi tutto. Dovrò fare il focus? No, vabbè. Beh, il focus lo puoi ancora fare, tranquillamente. Ok, allora. L'unica roba mi serviva il passaggio per vai. No, va bene, tranquillo. Don't work nel tuo impero chiamato crollante. No, è otto mani perché mi faccio tante pippe. Ma... Impero sì. Crollante a casa mia. Che simpatico. Oh. Mi fai mettere una location? Basta, cazzo! Pop-up di me. Un'altra spawn. No,
divisione. Oh vecchio, non un altro sbarco, però Dio povero. Hanno fatto troppi sbarchi, ragazzi. Devo togliere quello da 8. Sai com'è? Lo stato che dovrebbe tenere la nave Superiority. È vero, io dovrei tenerla. Blocca! Blocca! Esatto, tu dovresti tenerla. Già. Aspetta, guarda che la devo tenere, dimmelo però. Da me. Mi serviva la nave Superiority a inizio guerra, se no sti qua continuano ad attaccare il provero massimo. Me l'hanno sfasciata quando l'ho tirata fuori. Sto morendo. Stai buon, tranquillo. Adesso tutto si risolverà per il meglio. Tua madre puttana. Scusa, non te. Ho sbagliato a fare gli ordini dei piani d'attacco e sto piangendo. Perché? C'ho magari... gli spagnoli in casa adesso. Bravi spagnoli, venite. Allora, se riescono a venire da me, abbiamo fatto qualcosa. Guarda. Ok. Che problemi ho? Tungsteno, ovviamente. Ho problemi di tungsteno. Che cosa è merda? Di recchia? Vabbè, ovviamente sei tu quello che necessita di tungsteno, non io. Sai che garantisco? Allora, Massimo, come stai messo a logistica? Beh, dai, sei sopra di tutto, praticamente. A parte light tank. No, ma i light tank non li uso. Ah, aspetta che devo abbassare... Perché qua ci sono i polacchi bastardi che... si oppongono. Solo che non ho abbastanza io divisioni per controllare tutte queste coste. Cioè posso sfondargli l'America? Sì, l'Inghilterra da qua. Poi io sto pensando alla Grecina. Io sto togliendo Gerusalemme. Dovresti attaccare anche l'Arabia Saudita volendo. Già fatto. Già programmata. Ecco, già fatto, già programmata. Adesso scendo anch'io, dammi un attimo. Faccio le divisioni per il deserto, così almeno soffrono di meno. Allora, adesso mandiamoli a chiudere questi. Così. Ah, ci hanno fatto uno sbarco in Francia, però l'abbiamo distrutto. Easy. L'hanno distrutto o lo hai distrutto? L'ho distrutto perché sto attaccando io. Max a Max è indietro di 85 ore. Vediamo se le recupera. Sto laggando un po'. Adesso io devo andare a mangiare. Voi fatevi le vostre partite e poi magari prendi comando dell'IA, tanto. Aspettiamo fino a quando non mi vengono a dire su. Tanto le skill sono più o meno quelle, quindi. Sì. Vabbè, ascoltate, intanto io amplifico un po' la situa. Attacca pure l'Unione Sovietica, tranquillo. No. Si sveglio. Perché? Così.
Cioè, che cazzo ce ne sboro, vecchio, la merda di Romania. Oh, guarda quante belle divisioni. Oh, grandissimo fight, entra al mio posto. Adesso io vado a mangiare, tu entra al mio posto. Successivamente l'Unione Sovietica ha rifiutato il Molotov-Ribbentrop. Non so neanche a che modo state giocando. Road to 56. Oddio! Santoro me l'ha aperto! Mi ha aperto Discord dal PC. Wow. Ah, che broken, 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 broken. No, no, ma mi dicono molto figo che letteralmente la Bulgaria si è preso tutta la Romania, letteralmente. Dopo la Bulgaria divento io, quindi stonks. No, stonks un cazzo, mi serve per il petrolio. Lo compri da me, non è un problema. Ma Fai, t'ha capito stonks. quello che devi fare? Devi entrare nell'Italia al posto mio. Ah sì, dopo quando rientri io cosa faccio? Creiamo una Un nuova stanza. poco Cioè, del adesso questa culo. qua è la partita vecchia che stavamo facendo ieri. Dato che piuttosto di farla giocare un bot, preferisco che te la giochi te. Tanto ho conquistato metà Francia, un po' di Africa e la Grecia. Poi ti fai tutta Ma la Spagna. ridere se tipo attaccassi l'Unione Sovietica. Giusto. Allora, Caspita, cos'è che devo scusate. giocare? Road to 56. Ti stoppate il tempo che adesso io quitto, aspettate che lui entri. No, stoppa, stoppa, orecchio. A dopo e intanto boh, scegliete che giochi state o che squadre fare dopo. Convivinci. Dov'è? Dove si è messo qua? Porca boia. Se Fytrax venisse. Al momento, Grand Ottoman Sovereignty, hai più water participation di Santoro. Cosa E giù in Palestina hai le divisioni ungare che ti aiutano. sì, ma giù in Palestina più o meno riesco a cavarmela, più o meno. Insomma, non dovrei avere troppissimi problemi.
Ok. Potrei aver fatto una puttana. Ma ragazzi, mi è sincero, stasera non ho tantissima voglia di fare le cose. Sincero, preferirei ho fatto una puttanata! Ho missato ask for control of state e ho fatto give control of state. Dio caro, sono stupido. A chi l'hai fatto, scusa? Alla Bulgaria. No! Basta, dopo posso fare anche ask, quindi spero. Attiva un attimo, 2 secondi, proprio un secondo il tempo che passi un giorno. Ok, chiudi. No, non posso. Sì, Amanna te l'ha preso la Bulgaria. Porca troia, sono un puppet. Dio. No! No, tu non sei un puppet, cagone. E perché non posso prendere il controllo? Oh, ma scusate, se tipo facciamo già la lobby e aspettiamo Santoro, tanto Santoro ci mette 5 minuti. Sì, dai. Lo fai, salva e usciamo. Anche perché quell'altro ci sta mettendo un'ora ad entrare. No, cazzo, ho chiuso il gioco. Non ho fatto più. Oddio. Non coglione. Fight, eh? Stai entrando? Sì. Dai, entra. Ho fatto il codice, aspettiamo Santoro con la vuota di digitare. Sì, intanto aspettiamo i lobby. Beh, chi è che gioca Pro Bowl? Io. Signori, guarda, basta tirare fuori la parolina magica. Chi è che gioca Pro Bowl? Dai, mettiamo in duo, giochiamo in duo, ragazzi. Il mio pasticcino di pieno la crema. Ma Stivo c'ha il coso del crash test sulla testa.
Hai presente quello dei Jackass, Massimo? Sì, sì, so chi è Stivo. Allora, si è fatto letteralmente un tatuaggio dei presenti manichini per i crash test. Sì, quelli con la X in testa, no? Cosa hanno? Sì, con la X gialla e nera. Ce l'ha in testa tatuata. Ma tatuata a permanente? Tatuato, vecchio. Allora, chi è che ha chiamato il server Pedro? Chi è il burlone? Com'è che ti chiami, Reccia? Panzerkampf 2006. Non ti chiami Adolf Hitler? Sì, mi chiamo Adolf Hitler. Ma ho mandato il codice in chat. Lo so, ma io di solito entro da qua, non c'ho voglia di guardare il codice. Intanto Massimo entra. Sono già dentro io, scimmia. No, intendo sulla stanza. Mi si sta caricando il gioco, devi ridarmi il tempo, l'ho quittato. Che problema è quello lì? Non l'ho mai visto. Pearl, boh, ho detto devo fare le missioni, lo porto a livello 8, vaffanculo. Non tu fai le missioni? Boh, sì. Boh, ma sei tipo il fornello porno galattico. Bam, barabam. Allora, sono dentro la lobby di... Ah, più si scalda il fornello, più fa danno il coglione. Aia. Allora, aspetta che vado via da lì. Morino. Direi, che c'è un franco e c'è anche un coso, un Edgurs. Non mi piace quello lì. Dobbiamo andare lì e sperare che qualcuno così tipo... Sì. Minchia il francone. Ma l'abbiamo mezzo sciampato. Occhio. Porca troia. Si fanno male. L'ho ucciso. Cazzo però. Ma c'è salta l'Edgar in bocca. Guarda il Frank vecchio, c'è un bordello di cosa. Dove cavolo sono? Ma vecchio, t'ho detto di... Ma erano imprendibili! Ma vecchio, non dovevi pushare così, cazzo! Sei fuori... Ma abbiamo triturato quel... Merda di cespuglio. Ma tu sei fuori di altamente di testa a pushare così. Vai. Vabbè, dai. La prima dei bambini. Allora, se mi ricrascia un'altra volta così subito, mi incazzo. Dai, su giochetto. Ce la puoi fare con tutti i tuoi tempi. Nessuno ti mette fretta. Quando fa quella rotellina lì... No, bello. No, ma io sono in lobby con te, Ricchia, per caso. Sì. Bomba. Ok, l'ho stompato, dai. Credo in te, Ricchia, credo che riesci a resistere. Io non so che cazzo faccia la ulti di Pearl. Ma sei esploso. Ah! Più è carico il forno, più gli faccio danni. Leggendario. Minchia, Pearl è tipo un bombolone termonucleare. Vai, c'è Corvo. Vai, questo ci rifottiamo. Vai, cazzo. C'è Crows. Vai, è morto Dio. Bono. C'è solo Corvo? Vai! Usa il tuo potere! Oh, che culo, sono rotto della cuffia! Vai. Prima streak. Minchia, vai, c'ho 23.000 di danno, porco Dio. Io ci sto perdendo le mani, non so perché. Cioè, oltre che, vabbè, sono un bottone, ma...
Allora tu dici, vabbè, 13.000 trofei, miri. No, vecchio, io spam. Vabbè, anch'io. Cioè qua si va nella fede che il gioco sia fatto da culo come per i bambini e quindi ti entrano tutte le hit. Oh. Cazzo. Allora aspettiamo che la sticca spreca tutta la sua roba. Ci sa che probabilmente ci fa di rimbalzo, vero? No, ce ne va. Ti metti lì, però penso proprio. Oh. Attento. Sì, no, ma vecchio. Poi vai. Grande orecchio. Occhio. No. Un gran visir vecchio, madonna. Sei morto. Cazzo, ti sporgi così, ma sei tutto stupido tu. Merdo cane. Prendi, bravo. Io ti sto solo dando un po' di gemme. Scusa, sciompa il dynamite? No. No, aspetta. Come sto mammaluco? Ma è lì? Non l'ho capito. Sì, è qua. Eccolo. Cazzo, un attimo. Ah, c'è spesso. Guarda, no, vecchio. Mi ha tirato il vespone, vecchio. No, Massimo! Ci mette... Il mio lobby. Ci mette troppo. Siamo già dentro il lobby. Ci stiamo aspettando. Aspetta che metto un brawler che caricare la cosa un po' più veloce, perché questo qua ci mette troppo. Scusate. Aspetta, no. Inoltre, l'immagine che mi hai mandato te, Massimo, è mio padre. Che immagine ti ho mandato? Ah, ok. Sì, ho capito dopo. Devi vedere i treni. Non si può più vivere in questa società. Devo scegliere cosa devo fare, cosa devo mangiare. Adesso scegliamo, allora. Signori, dobbiamo generare casualmente. Ah, no, dovete l'Unione Sovietica. No, dobbiamo ha detto che dobbiamo generarlo casualmente, lo genereremo. Dov'è qua? Ecco così. Sì, ma metti degli stati not broke, anzi no, perché sennò poveretto. Succederà. No, allora, vedete, no, leggete tutti dove c'è scritto multiplayer lobby. Questo pannellino. Sì. Chiudetelo. Okay. Cos'è multiplayer lobby? Ah, ok. Finestrina. Ok, chiuso. Adesso, se siete veramente onesti, scegliete uno stato. Ma su, facciamo quella ruota. No, fai select random. Mi è venuta la Bolivia, ora scusami un attimo, ma... Dove, allora, facciamo ma come si fa? Ah, ma aspetta, ma c'è sopra, scusami, c'è sopra a sinistra, select se puoi mettere major, minor o gli Stati Uniti. Ma hai messo major? Solo meglio. No, metti meglio, così almeno sei sicuro che non giochi qualcosa a caso. Il Giappone, no, posso cambiare. Ok, quindi adesso devo chiedere il multiplayer lobby e cercare. Tendiamoci il Giappone. No, si scorreggia. Perché saremo molto amici io e te. Che strano. Ah, facciamo così. Dimmi. Allora, facciamo così. Aspetta, però vedo. Diciamo che sennò qua veramente la gente non ci chiede. Dimmi un numero, Massimo. Una volta mi è uscita all'America. Ti dico un numero 4. Numero 4. Vedete che c'è qui su Select Randoms. 1, 2, 3. Tio. 4. Clicca 4. Minchia, vecchio, siamo un francese, un inglese, un giapponese e un americano, mi pare più che ovvio. È una barzelletta all'italiana, praticamente. Oh, non faccio la partita. Che ma ora non ci scambiamo gli stati? No. Se vuoi. No. No.
Fallo divertire con la... tanto puoi divertire in Cina, la Cina è tipo stra easy, quindi... No, mi sa che l'alleanza Xamaxam Adolf Hitler non è che vada molto buon genio al gioco. Come no, io divento fascista. Io non tocco per l'Arbor. Metti pronto però, Massimo. Sì, sorry. E signori, vediamo gli storico la e-focuses oppure no? No. Ero uscita all'Italia, ma siccome oggi proprio l'Italia non ne avevo voglia, ho replicato, perché sennò mi sparavano i denti. È nato il boost, vero? Ah! È nato il boost. Sì. Bravo. Ricchia, potevi lasciarla a me la democracy state... Aspetta un attimo che adesso mi devo concentrare e devo leggermi un paio di focus perché l'ultima volta facendo casa non è andata molto bene. Vuoi una mano? Che tipo facciamo sesso pisello, pisello sessoso. Non è quello, è che l'ultima volta ho fatto il focus totalmente a caso ed è andato a finire che totalmente a caso mi è entrata in guerra civile. Allora, io diciamo mi sa che sbarcherò abbastanza prematuramente nella Germania. Il fatto che ti opponi alla Cecoslovacchia, però non so se lo possiamo fare perché credo che no, la Cecoslovacchia gliela lascio, così è più territorio che guadagniamo io e te. Che cazzo vuoi, Santoro? Scusa, ma io c'ho è così che entri in guerra col German Reich, quando c'è la Polish Republic. Ma chi è che si sta connettendo? Scusatemi, io. Infatti, siamo tutti pronti. Ah, ecco, no, era Mussolini in visio. Ah no, io vedevo. Oh, cazzo, no, ma aspetta, no, calma un attimo, aspetta un attimo, perché questa è la roba. Siamo fermi. Quindi ci sono un po' troppi rovi che non conosco. È per quello che dico, mi studio un attimo i focus, perché l'ultima benvenuto. Volta che fix non è andata bene. Io non ne conosco uno. No! Non credo che prima ne conoscessi molti, però, Beh, quelli base della cosa un po' ne sapevo. Ora, diciamo, sono un po' nella poppis. Ma in realtà è vero, posso far ritornare, bro. Facciamo ritornare le monarchie. Sì che puoi te. Da dove? Aspetta, perché io non so dove stai. Vediamo dov'è. Vediamo. Brilucicando con gli occhi. No, così diventi comunista. No, ragazzi, io posso diventare solo per forza cosa. Comunista. Ecco, vedi che è stata un'idea di merda, te l'avevo detto. Io non ho... a diventare comunista, buona fortuna. Sei comunista democratico. Ma che cazzo di problemi hai? Ma c'è te, il Giappone posso diventare democratico? Sì. Bro, vai su a New Empire. Allora, vedi state visit to Germany? Vai, no, un attimo. Qua che mi faccio il logo allora. Non fare, vai sui focus, questa è la cosa importante. Io ritorno con Napoleone III e tu ritorni a New Empire e poi attacchiamo tutti insieme la Germania, tutti puoi fare. Ma tanto lo vedi, io ho la roba visit Italy e robe varie. State visit to Germany. No, perché io non ho i focus per l'America. Vedi che poi c'è quella London Pact, diventi fascista. A New Empire diventi come si chiama? Ma che cazzo mi serve la Drift Defense? Scusami, Santoro. Cioè. Drift Defense vuol dire che la gente non ti può attaccare nel tuo stato. Cioè, ho capito, ma dico, che cazzo mi serve? Sì, ma a New Empire così diventi fai ritornare il tuo re. Io faccio ritornare il mio re, amici. Ti inculano la bici, giusto? Ecco. Quello per cui te lo dicevo, vai, facciamo ritornare Napoleone III immediatamente. È un Frankenstein. Aspetta a startare, che sennò piango. Io devo ancora mettermi tutto l'industria. Porca tro. Ricchia, stoppa! Sei proprio un ritardato, Cristo santo. Sì. Che cazzo faccio? No. Allora, io già ho iniziato a fare le cagate, tipo stavo già buildando dove la Germania mi invade. Non è un male. Most easy peasy. Ah, ma c'ho pure le isolette in cima alla collina del Pisolo. Ok, ho già capito che sarà un game in cui non farò un cazzo. Ma infatti perché non l'hai fatto te sta cazzo di... Sono io quello che non deve fare un cazzo. Che bello. Ma tu. Allora, la mia intenzione era di giocare a Brawl Stars oggi, ma non sa che...
Le idee di merda di Santoro. Certo, così riprendevamo tutti felicemente di nuovo gli stessi stati. Così no, potremmo andare su War Thunder. Potremmo ancora andarci, sinceramente. Ma dai, ma che Cristo santo. Fai giustificare un gol o cambi il partito politico. Sì, sì. Facile per te, c'hai focus. Se sbaglio focus vado in guerra civile, wow, divertente. Come l'ultima volta. Se vuoi facciamo cambio, eh. Oh, ma quante divisioni c'ha sta merda? Tutte in giro per il mondo. No, aspetta, ma io c'ho l'albero. No, ricchia Dio, che invece c'è già col cazzo di sta mod. Te lo dico. Devi leggere due focus, Cristo santo, fai. Siccome ci sono pure tutti i codici da ricercare. Ma va... Che cazzo mi è morto? Enrico il pisellico? Sai che magari le divisioni di per armati le eliminiamo. Abbiamo un speciale te sei ancora su Brawl Stars? Ma cazzarola, è vero che io sono the most... Io ho paura di signor ma perché no, scusami un attimo, no, non sto capendo, Dio, perché l'Inghilterra, che si basa sulla marina, ha dei generali migliori di quelli italiani. Vabbè che l'Italia fa un po' cacare, ma mi sembra un po' esagerato che c'ho i generali di livello 5. Dio, madonna. Pure i Field Marshal, ma che cazzo dici? Ah, che T-Bug. Quindi devo fare pure... come Alan Turing. Cioè, posso prendermi Alan Turing? Più Turing. Quindi devo far tornare la monarchia. Sì. Vedo. Basic, ma ma io quindi di materiali non ho problemi. Yeah, boys. Come sta lì in remove from power? Io stronzo. Cosa cazzo hai fatto, Santoro? Lo sapevo, Dio Pon. Signori, è successo quello che è successo. Quello che vedi. Non è complicato. Cristo santo, come dici di me. Ti rendi conto? Per un giorno... uno e toglievo il comunismo nel mio paese. Oh no! Bravo Santoro! Dio, bravo Santoro, uno di noi. Sempre tu, così la farai, wink.
La tua mano non è... Non puoi vincere! Non puoi letteralmente vincere! Dietroia. Ah, vai, sì, implementiamo anche questa regola. Chi perde non può più rientrare. No, allora mica devo fare quello di faccio. Così andiamo su War Thunder, vecchio. Okay. Ok, allora mi sta bene la regola. Beh, allora c'è più industria Santoro dalla tua, eh? Cazzo, allora? Mi mandi 10.000 equipment? Scusatemi, ma poi il generale che ha George Patton ha 8 di attacco. Cioè io posso fare send no, start land lease no, perché sono democratico, mi serve il 50%. Tu sei nato storto, Ricchia, comunque, fatelo dire. Io? Che cazzo vuoi da me? Proprio storto, Cristo santo. Dio stronzo, adesso che... giochi col French Commune, lo fai trasformare in un... No, con la Free French, scusa, sono sopravvissuto con la Free French. Adesso devi per forza conquistare la Francia in vita. Che merda, Santoro, c'è il dio porco, mi sono già rotto i coglioni. L'unico alleato che avevo contro la Germania. Dio stronzo. Vedi cosa succede se sbagli un focus di merda. Io me lo dimentico che devo fare rotto to communist prima. Devo fare rotto to communist. Ti giuro, erano 3 giorni. Erano 3 fottutissimi giorni e poi facevo rotto to communist. Vabbè, a parte che ero sotto pure di equipment, io non so come cazzo sia possibile che io sia sotto di equipment. Vabbè, dai, facciamo di nuovo i classici 4 colpettini. No, sto cazzo vecchio, perché io già sono senza un alleato. Perché quell'altro... Scusa, se facessi... Scusa, a questo punto, Ricchi è democratico, tu sei democratico, fate voi due insieme. Ah sì, Giappone e Francia comunista, minchia, che alleanzona. Lui era l'Inghilterra. Ma vabbè, io vi do uno spoiler. Allora volete che cambiamo i team? Volete che cambiamo i team? Esatto, allora. Do uno spoiler. Ma perché cazzo devi fare i team, Ricchia? Cioè, scusa, io non sto capendo. Ah, vogliamo giocare così liberi? Ma scusa, ognuno fa un po' i cazzi suoi. Se c'hai da fare guerra tra i due, perché siete due fricchioni che dovete farvi guerra fra voi due, fatevi guerra fra voi due, cioè. Bravo, Santoro. Ho proprio capito, hai proprio capito tutto. Aspetta, adesso ti faccio vedere, mamma mia, così faccio, dimmi un numero da 1 a 10. 1. No, vaffanculo. 1. Facciamo così. Tanto esce la Russia con 1. Vediamo. Io sono... non è la Francia comunista perché non l'ha ancora spawnata. Mi dispiace, ma no. Come no? Neoprase is the main controller of Free France. C'è pure scritto Santoro. French Republic, io leggo, mi dispiace. Non so se è considerato una major, mi dispiace. Coglione, adesso giochi con la Francia comunista. No. Basta, allora fanculo. Andiamo tutto su. Ma eccolo. Questo qua era tutto un piano. Non è che ne esistono tante altre. Dimmi un numero ora che ho capito. Ma non esistono tante altre. Ma questo lo sta facendo solo per avere la Soviet Union o la Germania? Perché se no ormai. Se la Soviet Union o la Germania, ritiro. Però vai, ora. Cioè l'Italia non è. Allora devi prendere per forza la Francia o la Cina. O l'Italia, cioè non è che hai tanto altro. Qua. La Francia non la vuoi giocare, quindi c'hai o l'Italia o la Cina. Non è che non vuole giocare, non è la caricata. Adesso l'hai caricata, a posto gioco con la Francia. Ora adesso scelgo. 1. Come no, invalid country. Interessante come situazione. Cioè non ci sono major. Lo sai che sei scandaloso ogni volta. Cina! Ma no, basta, fine, hai preso la Cina. Mo, cazzo tuo. Guarda, se tengo le major non esistono per il gioco, non ci sono. No, altre... la major è in questo gioco, te lo dico. No, coglione. Sì, è una minor. No, no, solo other country posso fare io. E vabbè, facciamo così. Ma Recchia, è vero che mi dai una mano che vedo. Ok, va bene, facciamo la prima major che vedo.
Perché a quanto pare le migliori in sto gioco non esistono, no? Vabbè. Sta facendo questo solo perché... Vabbè, guarda, ne parlo. No, Dio, guarda, guarda, vuoi vedere? Ogni volta è così, guarda, neanche con le regole riusciamo a giocare. No, no, guarda, guarda qua, interesting major country, leggi? Guarda, cosa leggi? Cos'è che leggi qua sotto? Adesso inizio a guardare, eh. Cos'è che c'è scritto qua sotto? Perché non siamo in storica, scimmia. Esatto, quindi Cristo Santo, anche se faccio il mio, non c'è, devo fare Uther, ok? E vedi, Uther va. Quindi si va avanti fino a quando non trovo una miglior. La prima miglior che vedo, mi fermo. Diciamo, mi sta... Mi sa guidare sempre più veloce, così poi la sorpresa. È passata l'Italia, vecchio, è passata, l'ho vista un chilometro fa. Passiamo all'Italia. Ready. Io boh. Praticamente tu, no, vero, ti ho fatto fare focus per diventare monarchico, ti faccio diventare monarchico. Sei un brutto coglione, perché adesso io sono ormai committato per quella strada lì. Lo divento pure io. Se posso. Oh, se mettiamo un attimo la velocità a 3. Mi date perché? 5 minuti che devo farmi la doccia. Va bene. Ma poi torno, non faccio come Santoro. Sì, dai, sei sempre più simpatico. Abbiamo capito. Come è passato il tempo? Il mio marito. Perché il primo ne ha 12? No. Grazie che ha fatto stoppare il tempo. Io lo posso sapere, secondo me. Allora, io starei mettendo i sottomarini e le robe. Calmiamoci. Io voglio la Francia, che adesso mi dà fastidio. Adesso voglio giocare la Francia. Aspetta. Ragazzi, annuncio ufficialmente la neutralità. Vado in doccia. Dai, che palle, French Commune, che fastidio. Ma sai qual è la roba che mi fa godere di più? Che poi si alleerà con l'Unione Sovietica, quindi se vorrei prendere la French Commune, non dovrei andare contro l'Unione Sovietica. Sarò estremamente felice. Allora, altrimenti tu diventerai... Non mi fai dividere le navi, brutto finocchio! A noi due ci diventeremo migliori amici, quindi a posto. Cristo santo, ma la logistica di sta merda, ma chi è che cazzo ha fatto adesso? Togliamo subito le divisioni di carro armate prima che mi uccino anche. Oh, ecco i miei marinai esperti. Allora, io
are addicted to defend my state. No, adesso tu diventi fascista e ti unisci con me a posto. Non divento fascista. Sì, bro. No, divento monarchico. No, basta che prendi al posto di andare a destra vai a sinistra. No, perché devo farlo? Così. Tu mi hai smerdato i piani. Tu ora ti adatti ai piani che mi hai fatto smerdare. Io te lo dico, non è che posso adattarmi perché tu vuoi, purtroppo. No, no, tu me l'hai fatto fare, tu te lo pigli nel culo, mi pare più che giusto. Sei tu che poi giochi da solo, quello è il punto, non è che a me cambi. Allora, ti spiego una roba, la Germania deve venire scopata perché devono divenire le mie industrie, le sue. Quindi, fino a che non succederà ciò, non succederà ciò. Aspetta, subjugate the colonie, cioè io cos'è che faccio, le lascio libere? Però che cazzo, io volevo incularmi i territori delle colonie. Ah, mi dà fastidio. Sai un po' come fa inculare i territori delle colonie? Ma no che non li puoi inculare i territori delle colonie, sono colonie, allora non le avresti fatte. Ma che due coglioni, Dio cane. Beh, comunque l'obiettivo è uccidere Sir Hitler, poi non mi frega un cazzo se sono pisello, gay, frocio, finocchio. Vabbè, diventerò fascista, Santoro, però ha una convinzione. Che la Germania, quando la conquistiamo, mi lascia i suoi territori. Sì, certo. E io ti lascio tutti quelli francesi. Cazzo. Ah, c'è la stessa cosa. Contando che te... contando che dispiace. Te, in questo momento, diciamo... bro, proponimi un'offerta equa, sincero, cioè, fai serio. Ma sincero, che cazzo di offerta equa è? Cioè, io ti lascio la Francia, che comunque, vecchio, ne ha di robe. Ma va a cagare, ma sei la persona più falsa che io abbia mai visto. Già dalle 16 militari, la Germania... Ma per ora hanno 20 industrie di differenza, 20. Poi in futuro si potrebbe discutere del resto. Sai che mi sta che mi prendo come mia main l'Italia? Ah, sì, sì. Mi piace l'Italia da giocare. Sì, sì. Forse perché non la stai giocando con una mod e no, non con uguali. Cumbra. Che cazzo significa Cumbra? Chiamali Pumba, vecchio, a sto punto. Oh, io adesso sono salvo da Recchia. E adesso so che cosa vuole fare Recchia. Allora, già che io devo diventare fascista per colpa tua, già qua mi dovresti solo metà mondo. Solo una metà. Non sa che vengo in guerra civile, sai? Cazzo dici? C'ho stabilità il 62%. Però è vero che no, non è vero, però devi aspettare un fracco. No, no, tu stai, no. Io devo fare il London Pack, Dio. sono a livello 2 del World Escalation. Tutto ciò per una guerra in Etiopia di merda. A cazzo, però dopo se perdo tutti i supply io non posso reintegrarmi le altre nazioni, che due coglioni. Devo un attimo risollevarci perché adesso devo far vedere chi comanda al mondo. Ma se le rilascio prima, dici che mi dà qualcosa? Cosa? No, ti toglie solamente la rottura di cazzo delle colonie, ma perdi tutte le risorse delle colonie.
Quindi non hai più risorse, in poche parole. Appunto. Non so quanto ti convenga, visto che nessuno le rilascia mai. E quindi infatti non posso andare in guerra tipo con una di queste e prendermi le sue risorse? No, ma sono tue colonie, che cosa? Hai già tutte le sue risorse, lo vuoi capire? Sì, ma se divento fascista le perdo, coglione. No, che... se diventi... non credo. Allora in quel caso sì che le puoi attaccare. Eh sì che divento fascista, se dobbiamo stare io e te, bim bum. Ok, sì. Max? Massimo è con la fidanzata, va bene così. Ah, un cacca. No, ma adesso non ho Ethiopia Empire. Cristo santo, non c'ho strength. Vedi. Va bene così, va bene così, lo accetto. È la mia... ho perso, lo accetto. Devo ammetterlo, ho perso ed è la mia sconfitta e devo accettarlo. Questo è il mio pagamento. Mare, che a te cosa stai diventando? Fascista, comunista, democratico? Ma guarda, io non può fare niente. Cioè, in realtà potrebbe fare le robe, però non so se ce voglio. Sai cosa sto facendo io esattamente? Assolutamente un cazzo. Beh, ma le cose che potresti fare in realtà ce ne sono, se tu che non vuoi. No, io sto facendo il mio patto da democratico. Vedi. Se poi ti balbustiamo il fascismo. No, perché sennò non posso più fare un cazzo. E poi ho bannato il fascismo dal mio... Vabbè, è un bel paese democratico, come dicono. Proprio un bel paese democratico. Ehi, Lambo, posso farmi il Black Price? Modern Punk? IOC Naval Industria, con Industrial Research Speed più 10%. Non sono l'unico, Così sì che sono delle belle notizie. No, perché mi sa che quelle che stanno per arrivare sono un po' forti. O sbaglio, Orecchia? Ok. Che poi praticamente diamo che buff c'ha. Strobo c'ha neanche tanto in realtà. No, fa cagare in realtà. Vabbè, perché sono andati in guerra civile? Vabbè, ci sta. Ma poi perché te supporti la parte non a... vabbè. Non perché, mi domando perché è il pat. Io lo devo supportare, ti ricordo. Così mi sono preso tutte le sue ricerche gratis. Ma tu non stai sopportando Hitler, è quello che sto dicendo. No, avevo fatto il patto di un'aggressione, poi non so cosa sia successo. Patto di un'aggressione e tutte le cagate varie. Non capito, Faisal. Cosa? Abbiamo capito. Hai detto che lo vuoi risentire? Va bene! No Faito, ti prego. Cosa? Hai detto che ti piace? Ok, va bene. Pensavo di essere simpatico, da dove è spuntata fuori? Cosa? Anche te, Santoro, lo vuoi risentire? Non credo che mi interessi. Consumo del fatto di meno 15, però sì, mi interessa. Niente, ormai mi sa che io sono committato for the fascist. Mamma mia, sei andato giù per il fascismo, veramente. E dai, sai com'è? Allora, non vorrei dire... Santoro letteralmente mi fa 10 secondi prima di morire con la Francia...
diventa fascista insieme a me. È stato strombato. Che pippone. Oh my lul. Io so piperone. Maccherone. E non c'è un modo per richiedere tutte le robe da, dalle mie colonie, tipo Ricchia, tu che lo sai palesemente, tu sai se io posso chiedere tipo tutte le mie colonie i mega materiali e poi mandarla a fanculo? Non dire sì sì, se no no. Perché due coglioni però, Dio che. Mi sa che sto per fare una mossa un po' azzardata, ma a noi va bene. Che bella historical focus, eh? Collapse on the Palestine. Oddio, è arrivato un nero con i baffi. Ma a me non me ne frega. Guarda che faccio un po' del Dio. E la Madonna, ma quante robe posso scegliere qua? Super Marine. Bene, va bene, va bene, ok, ok, air, ah cazzo, siamo sulle robe dell'aria, sono stupido anche io, fighter, magari questo è buono, ma sono forti le shock troop, Orecchia? Mm. Le mie shock troop sono forti? Dell'Inghilterra? Sì. Non le hanno mai utilizzate in guerra, quindi penso sia una... Perché sembrano fighissime lì con l'elmetto... Autosicurativo. Ma mica le uso in guerra? Le uso per trucidare i miei avversari dall'interno. Dov'è la Dalmazia? In Jugoslavia. Ma come ha fatto a vincere la parte democratica? Cioè democratica, autoritaria. Un pochettino un po' più forte. Ma Hitler dov'è? Ma Hitler è morto? Cos'è successo a Hitler? Sì, quando prendono il Berlino lo trovano morto. Giusto. Non ha sentito niente. Quando prendono Berlino, misteriosamente Hitler viene trovato morto. The Jewish Downforce Force Request. No, è semplicemente direi che supporto la Palestina, ovviamente. No, Free Palestina, cioè. Mamma. Scusa, poi sono perché diventato... cosa siete? Israele. Zitta la formica, sono diventato. Va che io palesemente. No, vecchio, non posso diventare fascista perché German Military Junta exist. Non esiste più. Forse è meglio se mi metto uno di sti cosi. Quando è che lo metto? Relay Innovation, devo mettere fare il video dello Stato. Intanto facciamo... Non posso! No, dai, che palle, ma non posso diventare... Perché? Sentiamo. Indovina. Non posso diventarlo perché letteralmente adesso che c'è la German Junta mi smarda tutto il focus to reach. Vabbè, dall'altra parte. Sì, ma allora non posso più diventare friend of Pedrotti. No, mi sa che diventi comunque fascista, ma poi teoricamente... guarda, io posso già, tanto posso già fare così, cioè, quindi... siamo praticamente in vanilla, quindi... Se mi accetti siamo già in fazione insieme, quindi... Ah, così non perdo neanche le colonie? Esatto. Easy, man!
però devi accettare l'invito. Sì. Sì. Aspetta. Oh. Alleiamoci contro il grande nemico. La Francia, okay. Bravo. No, allora, tu ti prendi... Tu ti prendi la Francia del Nord. Cosa ti prendi? Aia, un affronto all'Inghilterra. Io mi arrabbierei. Vieni. Dai, chiamami in guerra dopo, quando c'entri. Contro chi? Contro chi, Dio porro? Io non vorrei proprio essere uno dei tuoi familiari che a un certo punto della sera si dà... Non è proprio una cosa che mi immagino bella. No. Il King ormai è famoso in Oltre. Esatto, anche la mia famiglia è ovunque. Lui è il King. Chi non lo conosce è fuori da tutti. E vediamo cosa sei diventato di bello. Oh, vedi, adesso sei diventato fascista per la maggior parte. Sì, perché c'ho il booster cazzone man. Oh, e noi siamo diventati migliori amici. Ora. War with France. Bravo. Interessante. E perché magari... proprio mi chiamerà in guerra. No. Bravo. Dai! Voglio solo prendermi una parte per darla al Belgio. Solo lì vicino. Te la do io. No. No, voglio partecipare perché faccio un po' di war experience. Per vedere. How I'm trained. No, tanto dopo la roba te la lascio. Volevo solo avere il pisellino del coso della carta Lice, e giusto per avere il pirulino lì dei due porti vicini e la cosina. C'è un po' una merda, signori. Pact of Steel non lo posso fare, quindi devo fare no, militare. Io no. Ma come? Ma hai sbaggato? Allora io adesso posso decidere se diventare... Cos'è che hai detto? Quando vuoi, Siamo qui. Sì. Imperial Ambition. Ah, posso perseguire l'Iraq. Eppure l'Iran. No. Ma Attack the Americans. No, aspetta, non sto capendo. Questa non lo dovevi dire. Ma io posso attaccarti, Reccia. Allora, mi sa che scenderò per l'altro ramo. E non per quello lì, perché sennò mi spaniccia il culo. Potrebbe essere divertente invece. Alla Asbar. Alla facca bar, alla facca bar, goli. Adesso che non ci sente. Allora, dove vuoi attaccare? Sì, Sergio. Bravo, sì. Bro, non ci può sentire. Sai quanto me ne frega. Ma io scusa, da quando è che c'ho Sud America mio alleato? Come soft attack più 5%? Illalla. Ragazzi, Sud America è diventata una mia colonia, te l'ho rubata. Che bello! Anzi, tu hai lasciato la mia fazione. Come ho lasciato la tua fazione? Non ci sei più. Cazzo dici? Bro, non ci sei più. Ma tu cosa sei dentro gli alleati che ho fatto io? No. Da cazzo sei? Ti ho invitato, unisciti. Perché mi dici che posso attaccare qualcuno? Ma perché mi dici che posso attaccarti? Ah no, sei tu che stai attaccando qualcuno. Ok. No, che caspita dici? No, cos'è quel bannerino? A chi è che stai giustificando? Nessuno, però. E che allora... Forse perché sto facendo Italia da lenta, ma non credo. A chi sta dichiarando guerra? Ah, interessante. A chi è che l'ha dichiarato? Interessante. La Siria. Siria non esiste più. Bisogna subito... Guarda che strabello in un istante. Porco di... E la Francia adesso come la fermi? Adesso la Francia come la fermi? Easy peasy lemon squeezy, li facciamo entrambi con due sbarchi. Vorrei dirtelo, ma... No, perché ha fatto le sink, il bro.
Guli 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 aram son son man fi oh no fi guli guli guli. Questa, sai che cos'è di bello? È la resistenza di Ricchia che non riesce più a essere in grado di tenere tutti i dispositivi e quindi dice ok. Ma perché mi sto mettendo a ricaricare da capo? Perché ha fatto resync. Però cosa succederà appena noi finiamo qua? Andiamo e dirà di nuovo problemi di resync, quindi vabbè. Questo ti ripeto, sono connessioni ad alta banda, estremamente efficienti. No, Neoplasia io sono già caricato, non so come sia possibile, però vabbè. No, è che non ti so vedere. Ero l'unico che non era desincato, pensa un po' che culo. Ma se sei buggato, è che hai tutto lo wild screen nero, non c'è neanche i colori dietro. Perché io sono già pronto. Sì, ma non è che sei già pronta perché sei già nero, non funziona così. Non sono in video, attenzione. Va verso il traguardo, sono avuto un attimo di rallentamento. Questo sì. Qua sono. Puoi vedere la velocità delle connessioni della gente. Vediamo, quando lui ha metà... Cosa c'entra, scusami, Giampaolo, se questa è la connessione di Recchia? No, questa qua è resync, quindi adesso sono le due reti che stanno parlando a vicenda per resyncarsi. Mio madonna, cioè se carico così di più io che sono a 700 km rispetto a Massimo, deve esserci un problema. Ma nella rete di Massimo? Dipende, guarda che ci sono un botto di fattori. Poi probabilmente magari la rete di Recchia che dà prima priorità a te e poi dà priorità a Massimo. Quindi potrebbe essere che prima manda i pacchetti a te e poi a Massimo. Ah, Massimo ferma un modesto 75. E poi non è che ci fosse una grande disparità. Come no? Cioè io ho finito da tipo 5 secondi anche più ormai. Anzi, un botto, beh. Non è tanto, eh. Ma perché mi ero fermato a 99? Adesso mi ha recincato, non sto capendo più un cazzo di come cazzo funziona. Adesso sei, vedi che è tutto sottolineato. Il quadratino speciale. Ora stai giocando. Sì, ma vecchio, io ero tipo fermo al 100% da 20 secondi. Perché ci mette un po' adesso in casa perché ti sta ricaricando il gioco. Vediamo se capisce Ricchia che devi mettere pronto. Start. Arafi, arafi, guli 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 guli, aram fam fam. Bravo. Arafi. Adesso da problemi di resync mi potrei arrabbiare. Cosa cazzo è successo? Cazzo ne so io. Grande Recchia! Cosa è successo? È crashato. Sei serio? No. Sì. Sì, okay. Sì, è proprio crashato. Vabbè, io mi sa che vado su... Ma che senso è crashato? È crashato. Boh, ma stiamo andando avanti tranquilli. Perché mi sa che non è crashato a me, è crashato a Recchia. Il fatto che io sia in partita... Perché in che senso? Nel senso che mi sa che non lo so, che è uscita. Vabbè, rientra. Sì, guarda. Con la modesta partita divertente che stiamo facendo, rientrerò sicuramente. Dai, oh bro, non rompere il cazzo. Dai, che palle di partita, vecchio. Ma è bella come partita, scusa, adesso tu ti devi unire con me alla Jugoslavia, dopo che ho preso la Jugoslavia, attacchiamo la Francia. Tu sei pronto per attaccare la Francia, è la vera domanda? Ma io non sono neanche in partita. Perché adesso avevo affittato... Devo dire, scusa, c'è qualche problema in sottofondo. Vabbè, ho capito che mi sa che oggi, anche oggi, giochiamo domani a Earth Fire, va. Domani. Intanto sono con le fidanzate, cioè... Appunto è un vantaggio per noi, noi possiamo parlare, mentre quei due lì devono stare a parlare. E poi non ho capito sta roba, cioè, ma che cazzo di senso ha fare una chiamata? Ma che cazzo di senso ha fare... Chiamata con la ragazza. No,
ti daranno la buonanotte. Giocare una buonanotte di 7 ore. E tutto questo per dirsi quello che ci ho fatto durante la giornata, ovvero sia niente, perché siamo degli studenti, quindi non è che facciamo tante robe. Dio madonna, che palle. Senti, guarda che è la ragazza. Come Sandra è la ragazza, non viene più. Ma non mi fa ridere. Cazzo dici? Ti dico questo segretino. Hai presente quando ha detto che andava a dormire da una persona? Andava a dormire dai suoi compagni di calcio, l'ha pure detto, Pirla di merda. Quando l'avrebbe detto? Io te l'ho detto io che andava a dormire dai suoi amici. No, l'aveva detto perché aveva detto, gli ho chiesto, dolce LOL, no, stasera non posso che vado a dormire con i miei compagni di squadra. A meno che, vecchio, gli eventi astrali non abbiano fatto dormire quel giorno lì in due case diverse, dubito. Allora, io gli ho chiesto, con chi dormi? Lui mi ha detto, non te lo dico, dico, con una donna? Boh, forse. E poi ha detto che non dovevo dirlo a nessuno. Io ci vado pure a credere, Santa Roma, va bene, dai. Torna nel mondo di Puffi a farti le seghe su. Ma sai cosa che vuoi anche non crederci, cioè non è che... Sì. Finché le prove sono le tue parole che sono valide quanto quelle di un pentito di mafia, cioè non è che mi diano una gran... Va bene, grazie mille. Vabbè, vecchio, sento che ti sei costruito... Questa onomatopea di sì, guarda, io sono una persona che dico sempre la verità. Tu quello che mi passa sulla testa lo dico sempre, non dire che non è vero. Ah, sì, vero. Dimmi quando mai mi sono tenuto con la censura. Sempre, tipo? Sempre. Sempre non è proprio specifico. Anche te non è che sei rinomato ad essere estremamente simpatico, attenzione. Gli insulti pesanti, la simpatia. Tu sei invece preso come la persona a cui non puoi dire nessun segreto. Attenzione, forse perché i segreti sono delle cagate. Attenzione. Appunto, proprio per questo nessuno te li dice. Oh, ti racconto un segreto. Pisello di 16 centimetri. Ma non lo dire a nessuno. No, l'hai detto a qualcuno. Che cosa vuol dire? Ma perché l'hai detto? Io te l'ho detto apposta perché così non lo sapesse nessuno, però te l'ho detto perché così qualcuno lo sapesse. Che gran idea questo segreto. Vedi, tu non ci arrivi mentalmente. Ma non ha senso, cioè mi dici che questo segreto non deve essere confessato a nessuno e me lo vieni a confessare a me, e cioè, intanto per cominciare è già aumentato il counter da zero. Bisogno, è ritardato perché tu hai bisogno magari che qualcuno ti dia una mano. Sicuramente sapere che hai episodio di 16 centimetri hai proprio bisogno di una gran mano. Ma a te non deve fregare, ma se io ti dico che magari è un segreto mio, io ti dico non lo dire a nessuno e tu lo vai a dire a tutti, cioè capisci che non sei molto sveglio a livelli di intelligenza suprema. Ma se mi dici che hai ammazzato una persona, posso capire che magari non la vado a dire a nessuno. Se mi dici, non dire che ieri ho avuto un cagotto. Minchia, vecchio, che segreto, scusami se non lo può sapere il signor Giacomazzi. Se il signor Giacomazzi sa che hai avuto il cagotto, allora... Ma se io lo dico a te, chi ti dà il diritto di dirlo agli altri? Il King. Perché se allora fai così, letteralmente succede che nessuno ti dice più un cazzo. Meglio, così non c'ho problemi, non c'ho problemi nel parlare come voglio. Certo, perché è difficile tenere un segreto, ovvero non parlarne. È difficile dire non dire un segreto a una persona e tenerselo per sé. È un segreto apposta perché è un segreto, dovrebbe conoscerlo solo l'individuo. Non lo so poi, Non ci arrivi proprio. Tu hai le comprese proprio sociali di una ameba francese, comunista pure. Cioè, se io ti dico un segreto, non è che allora se a te non importa, tu ti dai il diritto di non dirlo. No, ma allora ti sto dicendo, se sai che faccio così, non me lo dire, ti do questo spazio. Infatti nessuno te lo dice più. Ma questo perché... No! Perché questo è un tuo difetto. È anche bello merdoso.
Ah sì, perché sicuramente dire segreti di cui proprio Tipo di quello che dicevamo di Massimo, tipo, non c'è mai Il famoso cosa che ricordiamo sicuramente. Quando delle cose che dicevano di Massimo quando non veniva su Discord. Te l'ha detto pure Massimo che quello che hai fatto è una bastardata. Te l'ha detto pure Massimo. Volevo dire. Direi che forse questo ci dovrebbe far riflettere un almeno po'. Così ci risolvono le cose se stai zitto infatti si sono risolte un botto. Massimo stava per letteralmente sfaldare il gruppo a metà e... ma perché? Perché Massimo è un bambino speciale con la sindrome di Down. Ma perché faccio lo stesso ragionamento? Ma no, perché se sai che Massimo è un bambino speciale con la sindrome di Down lo provochi? Ah sì sì. Perché forse non vorrei dire, ma ridendo e scherzando, comunque non è successo nulla di quello che stava per succedere, quindi mi pare sia finita più che bene. Non di certo grazie a te, non di certo grazie a te. Sì, sicuramente grazie a Santoro che ha contribuito dicendo e contribuito iniziando a chiamare tutti, iniziando a chiedersi di scusarsi a vicenda. Sandri gli ha mandato le scuse, Ricchia si sono chiarite le cose perché c'erano i momenti con problemi familiari di sua nonna e così, e ci siamo chiariti, ma di certo con il tuo aiuto sarebbe andata a finire che si sarebbe successo assolutamente niente. Ci sarebbero chiariti? No, perché erano arrabbiati, perché Ricchia non voleva parlare con Massimo e Massimo non voleva parlare con Ricchia. Bravo, allora hai già capito, non si sarebbero chiariti. Ecco, questo per colpa spoilerone tutta per colpa tua che tu vuoi 8 e 0 scusami 8 e 0 8 e 3 8 e 0 non rompi il cazzo 8 punto quando non no 8 e 0 no perché c'è un 2v2 vado 8 e 3 Dio non Cristo. È un 2v2 stiamo rankando siamo in 3 8 o 0 vabbè allora se rankiamo questa è la mia risposta. Ui! Scusa, che cosa vorresti fare? Jay out dal gioco. Sentiamo, allora che cosa vorresti fare? 2v2? No, io ormai apro così non mi rompete più i coglioni. City Skyline, adesso potete pure giocare qua. Ieri ti ho lasciato giocare a City Skyline, adesso tu vieni qua e giochiamo tutti insieme. No, allora io volevo fare un 2v2, qua non facciamo un 2v2, potete rankare da soli. Ha detto va bene anche 8 e 3. Ho capito, ma io voglio giocare e non rankare. Divido. Punto. Ma Cagoni, perché fai t'acquittato? Perché voglio fare un 2v2, no? Giocare a... da simulator lì. E al posto di scriverlo qui ha risolto la situazione? Sì, perché Ricchia è venuto a chiederlo. Mi pare più che giusto. Se avessi scritto dal principio, Ricchia avrebbe fatto la lobby invece di fare tutto sto casino. Le cose si fanno nello stesso modo, solamente che ci metti la mano. Comunque c'è sempre la costante che manca Massimo. Massimo adesso sta arrivando. Dagli un attimo. Oh, fai veramente. Tu sembri un socialista, cioè proprio la mente chiusa, Cioè, ad aprire l'idea degli altri. A me, per quanto poi mi faccia capire, cioè almeno un minimo si ragiona. Sì, Santoro, sì. Tu un minimo ragioni, ok, va bene. Dimmi quando mai io non ho chiesto scusa quando sbagliavo. Cosa c'entra con ragionare, scusami. Io ragiono, mi rendo conto che ho sbagliato, che magari mi sono reso conto che questa cosa che ho fatto non era molto gradevole, me ne sono reso conto, e chiedo scusa. Tu ti rendi conto che aver fatto la bastardata... Nei discorsi invece riguardanti a qualsiasi roba cerchi di rigirare però il discorso in maniera tale da non chiedere scusa perché hai sbagliato? No, però vabbè, quelli lì sono discorsi, non sono se c'è il ferire una persona, io chiedo scusa se ho ferito una persona. Se c'è parlare di un argomento perché gli elicotteri sono meglio degli aerei, sono opinioni. Quindi è ovvio che io propongo comunque la mia idea e tu la tua. No, alcune volte sono anche dati di fatto, Cioè, non penso che se mi dici che i flap aerei... sono attaccati sulle eliche, posso darti infatti ragione. Cioè, mi dici, sulle eliche degli elicotteri, non ma forse detto, no. Ma vabbè, non l'ho mai detto, ma vabbè.
Io ho sempre detto una cosa, però vabbè, voi capivate un'altra roba, perché a quanto pare per voi c'era solo una roba, quando io intendevo totalmente un'altra. Ci siamo messi pure a fare il disegno, sento, vabbè, oggi stasera non ce l'ho di discutere, che palle, ogni volta parliamo sempre a discutere, no, l'hai tirato fuori te l'argomento, eh. No, io chi è che ha tirato fuori Flapperi, chi è che li ha tirati fuori, eh? In particolare, chi è che ha tirato fuori il discorso dal principio sul fatto di sta roba qua, che io ti ho detto, mi è crashato il gioco, te hai iniziato a svolvolare, vecchio, nel più e nel meno, a dir roba. Stiamo giocando una roba, a te magicamente non ti compare più la voglia, e allora, cioè, ogni tanto si fanno anche dei sacrifici, vero? Cioè, se non ti piace fare una roba, puoi anche impegnarti 2 secondi e dire, vabbè, visto che stiamo giocando tutti, al posto di rovinare il gameplay a tutti, che avevamo detto che ieri giocavamo... Ho detto che letteralmente mi è crashato e Rick ha chiuso il gioco, non è che io ho fatto chissà cosa. È crashato anche Rick. Allora che cazzo c'entro io? Ma vedi che dici puttanate, io basta. Non mi parlare qui, sennò me ne vado, perché stai continuando a fare discorsi, esatto. Qui, vabbè, non me ne frega un cazzo. Parliamo di robe terra terra, parliamo di cagate, perché sennò qua mi si cascano i coglioni come ogni volta. Ogni volta, ma perché non le affronti queste cose? Sennò poi ogni volta si accumulano e succede questo. Anche rompi i coglioni 2 volte, pensa, ecco, un po'. Vedi. Vabbè. No, spoiler, basta non parlare con te quando sei in seno queste cose, che ti parte la vena artistica. No, perché io ogni volta è da anni che provo a dirti che tu quando sbagli non chiedi scusa. Sbaglio? Perché nessuno, perché per quanto tu possa avere quanto possa volere, anche io vorrei avere sempre ragione, però ogni tanto si sbaglia, è giusto dire io sbaglio, tu non dai neanche questa soddisfazione, e questo è il problema. Tardi. Buongiorno, non è che è crashato Ricky, ha chiuso il gioco, perché è crashato anche lui. War Thunder, fare un 2v2 su War Thunder, ma qua qualcuno mi sa che era FK nella vita reale. Ricordo che sei tu che sei quittato su War Thunder. E che noi siamo ancora qua felici e contenti. Sì, bravi. Io volevo fare un 2v2 e cosa rimango lì se siamo un po'. Sì, potevi dire. Oh, lei, bravo Massimo. No, adesso io ti giuro mi sto incazzando. Ti avevo detto che lo facevamo il 2v2, però quando te lo dice Massimo va bene. Ma vabbè, guarda, io oggi per favore, ma no, parlami te, perché sennò mi sparo un colpo nel pisello. Senti che cosa, però bravo, perché qua sometimes invece mi vuole fare discorsi riguardanti la vita, ti ricordo che sei stato tu a tirare fuori i flap aerei, non è che... Ma sei stato te fin dal principio, da quando sono crashato, a tirare fuori questi argomenti, quindi smettila di rompere i coglioni e fai una roba. Io ti avevo detto, perché hai quittato, giochiamo tutti insieme, tu no, io gioco da solo su City Skyline. Allora io mi sono arrabbiato. Allora vedi che sei proprio un pentito falso. Io ho detto, vabbè, non ce la voglio, vorrei giocare a War Thunder. E letteralmente 2 secondi dopo, per cattore, ho detto, bene, andiamo su War Thunder. Va bene, andiamo su War Thunder. Apro War Thunder, apriamo tutti War Thunder, perché lo volevi, e poi esci da War Thunder. Volevo fare un 2v2, Massimo mancava. Sì, ma non l'hai scritto. Sei proprio come... E io cosa che... Dimmi cosa che ti avevo detto. No, dimmi cosa che ti avevo detto io. Dimmi cosa che ti ho detto. Entra e poi Massimo prima o poi arriverà, ma intanto facciamo tra di noi. Tu no. No, basta. Ho bisogno di staccarmi, perché veramente... Ma Dio, mamma, cioè, da mezz'ora che te lo chiedo e continuerò a rompere. Proprio mi libero la mente completamente, perché... Mi dispiace fare così. Ma non mi fa neanche bene, a 20 anni, se continuo così. Io sono con Ricchia in partitopola. Boh, non mi cambia. Porco. Ero mutato in live. Ah, ecco cos'è. No. Ma sì, ma stai tranquillo, puoi dire quello che vuoi. Tanto chi ci guarda? Se è entrato il mixerone. Ma non era live, sono ieri. Dio mio. Il mixerone è entrato in chat. Aspetta, io c'ho ancora ieri di ieri. E ieri non è che fossero messi bene i miei ieri. Oggi, diciamo, non sono tanto cambiati.
Oggi è entrato il mixerone e ha scritto il King, numero uno, il King. Arriverà il giorno in cui qualcuno verrà sgamato. Cioè, a fine vabbè, sì, sicuro, sì, sì, sicuramente, però... Solo che arriverà il giorno in cui qualcuno che avresti pensato non avrebbe mai detto a ah, poi te lo urla in faccia. Ho fatto due respironi. Tipo, ti immagini se glielo dice Jonas davanti al King, proprio urlandoglielo in bocca, tipo... Basta fare guerriglie. Dai. Fate la pace, non la guerra, disse Gandhi. Sì, poi è stato investito da un trattore, dai, su. Ah, io questa storia non me la ricordavo. Perché non credo sia vero. Beh, vecchio, sì. No, ma dimmi in che libro è. Interessante. Mi ha spawnato un bro. Dopo quanto tempo ti è arrivato il bus, Massimo? Eh? Dopo quanto tempo ti è arrivato il bus? Il bus mi è arrivato dopo 10 minuti. E... Sì, fa sempre 10 minuti di ritardo perché passando sì, la sì, sì, sì. E niente, c'ho vacca boia se lento, però. Nulla. Dai, vieni a fare da 6 mesi che c'è. Vieni a roba. Vieni a fare i 2v2 anche te, Sandropolo. Ah, qua vogliono giocare con la al lavoro. Perché faccio 17 FPS? Oh, allora. Sei andato al lavoro oggi? Sì, che sei andato al lavoro. Oddio, con la streaming aperta potrei. No, no, Spataro è andato via, basta. Come non c'è più Spataro? Perché? L'ha preso nel culo anche Spataro. Allora, scusa, perché cos'è? Ha tirato uno strumento in testa a una no, persona? Voleva truffare l'azienda, scusa. In effetti potrebbe essere una buona idea per mandare via Spataro. C'è un cliente che vuole truffare l'azienda. Beh. Ma tu adesso lavori proprio fisso in azienda? Sono tipo le ore di PCTO che facciamo noi, però loro, essendo professionali, sono obbligatori. Ma le vieni pagato. Però esatto, loro, perché loro fanno tipo al posto di fare un anno di scuola, fanno un anno di stage. No, è mio, un anno duale, faccio metà anno a scuola, metà in azienda. Mi dà un contratto con l'azienda, quindi uno stipendio. Carro armato a ore 1, a bruciapelo. Che vario è sempre quello. Bersaglio colpito! No. È un minimo, e poi l'azienda, se vuoi darmi di più, può darmi di più. Decide, però ha un minimo da darmi. Oh. Che è una percentuale di uno stipendio base. Stipendio base sarebbe? Dipende. Dipende, non... Dipende dal lavoro. Nel mio, saranno... 4-5 mila euro al mese. Cosa? Al mese? Il fresatore... Sì, però poi ci metti le tasse e... diventano 1.800. No, perché i miei non sono tassati. Scusami, i contributi? Puoi decidere di non pagare, se fa tutto in nero non li paghi. Ma no, è un contratto, quindi non c'è per forza... Ma mio non è un contratto... con sicurezza e tutto il resto, noi abbiamo contratto con l'azienda e con la regione, no? Con lo Stato. Ok, ma la regione dov'è sotto lo Stato? Mio è un contratto di stage, non è un contratto di lavoro. Esatto. È un contratto di lavoro, ma cioè non è lavoro, è stage. È sfruttamento, figa. Più o meno. Se non ci sono. Perché mi arrivano i soldi contanti, quindi. Esatto, i vadano semplicemente. Oppure ti fai fare un contratto regolare, però prendi il 45. Cioè, credo che. No, non so neanche se puoi. È un casino perché dovresti dare la partita IVA dei tuoi. Che poi. Non lo so. Se sei maggiorenne ti fai la tua partita IVA, cagate varie te ne no, vanno. Non posso usare quella dei miei. E poi tu sei maggiorenne mi ricaricherebbero su una carta, sul conto corrente, ma non avendocelo me lo danno in contanti. Quindi io in camera c'ho la bustona con i big soldoni dentro. Ma quindi tu, Sandri, letteralmente adesso quando è che diventi maggiorenne? Tra poco, sì?
Beh, tampoco, ma va. Sì, tu non le facevi un po'. Quando è che diventi maggiorenne? Ad aprile. Quindi non tra tanto. Tra 3 mesi. Un mese prima di me. Sì, quindi vuol dire che Sandria è il primo che diventa maggiorenne. Poi ci sei te, Recchia, io e... E l'ultimo chi è? E Faita. Faita chiude il giro. E quando? Il 22 giugno o il 21, non mi ricordo mai. A luglio? A giugno. A giugno. E se a giugno, a compleanno di Faita, festeggiamo tutti insieme, tutti i compleanni insieme? Ma noi andiamo in... bro. Noi andiamo a fare la vacanzina insieme proprio per questo. Era per quanto tempo? Una settimana, si stava pensando a due, ma secondo me una è più basta. Esatto. Va più che bene. No, una ci sta, perché una potrei venire anch'io. Vedi. Faita mi aveva detto due. Ma perché Faita vuole fare anche un mese, quindi... Esatto. Ma che cazzo mi lasciano i miei andare via un mese, ma vaffa. Ma che cazzo dite? Scusatemi, ma porco Dio. No, Faita, ma se sei sempre stato anche... No, 2 settimane. Non, cioè, sono tipo, non 14 giorni, fai che sono 12 giorni. Giusto, perché così ne due o tre in più. Sono 14 giorni. Sì, to arrotonda da una settimana arrotonda 10 giorni. Per dire, vabbè. 2 settimane. Non è che devi fare 2 settimane che alle 24 di notte del 14esimo giorno tu devi partire e andartene. No, allora. Non è che non era. Cioè, non decidi te, decide il proprietario della casetta. Se affittartela. Sì, ma tu la dovresti anche chiamare il proprietario della casetta. No, dovremmo averlo già chiamato, è diverso, ormai inizia a essere già in ritardo. Ricordo che era a inizio febbraio. Entro febbraio, come noti, inizia la settimana prossima. È quello che si sta, che sta in chiamata con la sua ragazza, quindi non è che devi rompere i coglioni. Riprendiamo dopo il discorso, vado a farmi la doccia 5 minuti e arrivo. Va bene, dai, ti aspettiamo sui 2v2 con gli aerei. Merda, stavo piegando la tastiera che non è collegata. Cioè, facciamo con i carri. Però non metti limite di vita. No, scherzo, non vedo metti. Mi ho dimenticato che c'è Sandri. No, che dopo qualcuno piange perché c'è un millesimo di vita. Perché c'è letteralmente il MiG-21 contro il P-39. E cosa diventa? È bello il 21 con 3 carri armati. No, facciamo 2v2 aerei, poi ci spostiamo sui carri armati appena ci stufiamo. Facciamo un po' di riscaldamento aereo. Vai per la doccia, veloce. Mamma, che virata stretta, è bello. Ma è stra divertente storia, mi sa che non parlerò mai più. Mi sa che ranco un pochino. Ci sta. No, non adesso. Però questo aereo lo rango. Non arriva da fare un volo di prova perché sennò mi annoio. Io mi sto facendo i voli di prova proprio per quello. Bravissimo. È interessantissimo il FV4, cazzarola. Strafigo. Guarda che roba. Ricchia, Faita, riesci a entrare? Troppo basso per fare questa manovra. Dai, Faitino, su, lo sai che facciamo via. Dopo non andiamo problema. Dopo casomai andiamo un po' su Brawl Stars. Let's go. Per chiudere la serata. Esatto. Quando siamo in modalità chillong. Se no c'è The Forest, cioè signori. Però così Sandri. Gioco. Però sono Sandri, volete rimanere qui. Infatti Sandri è l'unico speciale. No, è un gioco alle Forest. Ma sì, ma si stava parlando così. Boh, sono appena arrivato, ho capito, giochiamo a The Forest. Ah, allora no, ti abbiamo appena detto, entra dentro cosa? Ma io volevo stare... No. Ti ho detto, dopo giochiamo a Brawl Stars per chiudere la serata. Sì, vecchio, quanta roba vuoi fare? Io ho capito, io fra mezz'ora mi metto lì, steso a letto. Dunque, avrò una scheda grafica un po' più decente, signore.
perché hai chiesto a Claudio se mi presta una delle sue. Allora, qualcuno invita la gente e... Una delle sue. Ok, ho invitato nel plotone, entrate. Bravissimo. Entra anche te, Santoro, che ti rendo capo squadra. No, fai te, io arrivo tra... Ah, io non sono capace di farlo, vabbè. Ok. Falla fare lì, Allora, fammi provare. Simulatore no. Battaglie personalizzate. Ok. Uissima. Ecco. Battaglie realistiche. Oh, avete visto quel nuovo gioco dove ci sono i Pokémon dove devi sparare? Tipo Massimo Telezza. Te ne ho già parlato, quello lì, no? Massimo? Te l'hai già vista? Cosa? Oddio. Quel gioco in cui ci sono i Pokémon che devi sparare i Pokémon? No. Grande gioco, devo dire. La definizione non è che te la sappia dire meglio. No, diciamo che secondo me non è un grande gioco. Ok. Bravo, giudica il libro della copertina. Cosa, aspetta, che mappa mettiamo? La mappa! Cioè, ho visto una partita, devo dire, di ninja. Ma vaffanculo, ma guardi quelli che tryhardano, ma guarda quelli che giocano per for fun, no? Ma non sta tryhardando, eh. Eh sì, no, come Power, che Power è già arrivato a livello 30 nel giro di un giorno. Sei veramente, veramente, veramente scontato. Ma chi? Ma il fantastico. Devi invitare Orecchia comunque. Già è già dentro Orecchia. Va bene, manca fight, ok, va bene. Tanto io sto scegliendo, sto cercando la mappa. Giappone, penso proprio di no. Majestico. Vietnam, no. Il onestico. Il fantastico. Scusa, ma perché prima Telema mi avete chiamato dentro? Perché ti volevo chiedere se domani, cioè se il coso arrivava in piazza. Guardare. Non c'è. Cazzo, domani c'è la gita, signori. Sì, domani andiamo. Io dov'è che devo andare, scusate? In piazza Bra. Quindi ci aspettiamo tutti in piazza Bra? Sì. A che ora, però? Ma senta, oggi non hai ascoltato un cazzo di quel che dicevamo apposta per appunto orari. Sì, posti. Mi ricordavo che bisognava andare in piazza Bra, ma gli orari erano un po' sfasati. C'era gente che arrivava alle 7, gente che arrivava alle 8. Metto Berlino, cosa facciamo? Sì. No, ma mettiamo Alpi, le Alpi. No, ma... ti ricordo che bisogna giocare con i carri armati, eh. Quindi devi cercare una mappa che non è tipo... Mettete pronto, metti pronto, okay. Sbaltufolino. E poi devi cercare la larghezza del plotone, sennò dopo ti fa la mappa solo da 4 e... Come si fa a fare la larghezza del plotone? Cazzo, ci sono gli omini Lego lì in fondo dove ci sono quelli tipi del plotone. No. Partenza, invitami intanto. Oh, brava. Il 25 gennaio alle ore. Ci sono i due omini del plotone. Lì devi espandere. Vai, tutto tuo. No, cazzo, sto giocando a cosa? Sto giocando a Ice Climb 2. Ah, qua, ok. E credo che sia interessante come situazione. Ah, devi ridarmi il coso del plotone allora. Che simpatico. Ma ormai ho iniziato io battaglie personalizzate. Allora fai te. Bravissimo. Vedi che la gente, ragazzi, basta semplicemente delegare. Esatto, basta delegare. Santoro! Cago minchioni, che cazzo di 2v2 si fanno? I due aerei e poi carri armati. Cagali, smerdari, cagari, patari. Dai, spantari. Allora, su. Non puoi sapere. Il tuo obiettivo. Devi lavorare. Io sarei per le 7:30 in piazza Bra. Come la mettiamo? Va benissimo. Io tanto dalle 7 sono lì. Le 7:12. Allora io prendo l'11. Allora l'11 dove che dovrei prenderlo? Ah sì, dopo Santoro ti scrive una cosa. E
quindi dopo, o se no dopo finita la mega sessione stai un attimo on che parliamo del secondo. Whippy. Whippy adesso. Allora. Va bene se arrivo per le 8:12? No. Un po' tardi. Bisognerebbe vedere gli orari del 146 o del 41, perché sennò... È un po' tardi, vecchio. Vieni per 57. Le 7. Vieni per le... Vabbè, dai, per le 8 va bene. Va bene. Io assumo responsabilità, se si perde Santoro per la strada, toccati i soldi. Cioè, più che altro, o arrivo alle 7:30, parto alle 7:08... Io arrivo alle 7:20, Io le 7. Ci sta. Mi prendo 7:12. Alle 7:12 dici, mamma mia, cioè partirei prima di quanto mi sveglierei di solito. È una roba assurda. Ma no, super. Ma basta. Allora, il Pedro arriva, ha detto alle 8. Ma perché io sono la leader? Piccola domanda tecnica. Ha delegato, non ha capito, ha visto. Ah, ok, allora intanto mettiamo esplosione da 8. Poi cosa dobbiamo fare? L'attacco, battaglie personalizzate. Ci potevate dirmelo comunque, Super Mario 2-0. Ma che cazzo, ma metti che BR, che limite di BR hai messo? Che BR del King? Dammi un attimo. Metti 3.0, ti prego. Almeno. Sì, ma dopo bisogna cambiare e rifare la lobby, vecchio. Dovete mettere tutti pronto. Mi dice che nessuna unità è disponibile. Che cazzo? Allora. Missioni UR. Missioni. No. Non voglio missioni, devo fare qualsiasi. Devo fare, allora. Giusto. Crea sessione. Nessuna unità disponibile. Che cazzo significa? Scusa, rinvitami nel plotone un attimo. Inizia. Aspetta che facciamo così, la creo e poi vi invito nel plotone. No, difficoltà, battaglia arcade, cosa volete? No, realistica. Realistica, metto sereno, giorno, carburante limitato, no? Munizioni limitate, sì. Munizioni illimitate, facciamo no? No, fai limitate, che sennò altrimenti dopo casino. No, dia adesso invito Ricchia. Perché avrai due punti? Unità consentiti, così. Massimo, cos'è che abbiamo detto? 3.0. Facciamo 6.7. Facciamo ok, 3.3. Ma l'altro c'hai ieri, 6.7, io ti ricordo. Infatti... Metti 3.0. Ok, numero giocatori massimo. Quanti siamo? Quanti sono? 5. 6, va bene. Server attuale, scelgo niente. Passo nessuna. Applica. Allora, invita giocatori. Balufottino, Cignower, Cevabigio e Xamaxam. Vi ho invitato? Super Mattini. Perché mi dice nessuna unità disponibile? Non sto capendo. Cosa fa Ricchia? Favo dell'Asimir. Porco Gesù. No, puzza. Puzza. Ok. Io sono dentro, signori, adesso. Mancano gli altri. Entrate nella stanza. Ma che cazzo di problemi avete, Dio porco? Ma stavo già facendo tutto. Ma no, ma abbiamo detto che facevamo noi, scimmia. Gnover non è molto furbo, Dai, mi manchi anche tu. Ti ho mandato l'invitopolo, devi aprire. No, ti vogliono la cacca. Però entrate 3-7 il massimo. Grande. Le grandi innovazioni, signore della storia. Ma perché giochiamo 3-7?
Perché se no altrimenti entra Sandropolo e ci mette i 6.7 nel culo. Ti ricordo. Ma hai disabilitato l'aeronautica? Dio power. No, devi entrare con i carri armati e poi mettere aviation, anch'io ho visto. Ma che merdato. Stesso. Vedi, le stanze di, di Santoro sono fatte da culo. È la stessa cosa di Earth of Iron per te, quindi... Oh, bene, non mi fai neanche mettere i carri, Santoro. Mi sembra strano, eh? No, basta che metti un carro basso, nulla di troppo... Ah, sono esercito, livello 1, non mi fa mettere un cazzo. Dove entra con... Eccolo qua. Scusa, siamo riusciti a entrare noi, io... Per Matteo 2034 come un game, no, perché c'è una bambina nera che raccoglie il cotone in sto gioco, no. Oh sì, ma ragazzi, sapete che esistono delle suore in Colombia che praticamente sì, che si fumano i cannoni, sì, che palle, vedete, sempre rovinare tutto, cioè è assurdo. Io dico una cosa interessante. Spoiler per... TikTok ce l'abbia. Ce la fai rientrare vecchia? Sì, sta entrando, nego. Tanto vai, iniziamo, no? Allora vediamo se sa anche questa Recchia. Vediamo. Tu lo sai, Recchia, che tutte le volte che in realtà non sono in chiamata, sono con tua madre. Io no, si scarta. Basta, adesso me ne vado, sono offeso. Dai, su, scimmietta del mio culo. Non sono nata molto oh, bene. No, la bambina di cotone sta venendo frustata. Ma è solo aereo, ci sono anche i carri in sta partita di merda. No, anche quello lo vogliamo prendere. No, ci ho messo anche i carri, ma... Oddio, il mio superlino, letteralmente si va a sfiorare le case. Le pannocchi non le posso prendere? Cazzarola o la cazzola? Sto provando il gioco. Cazzo, è vero, bravi, che ci sono i campanili su sto gioco. Oh, ma uno non mi ha dato i soldi. Al ladro! No, avete visto il berlino, ma mio padre. Al ladro! Al ladro, arriviamo ai soldi. Oh, al ladro. Che cosa stai giocando? Al gioco della tipa che raccoglie il cotone. Al ladro. Oh, i soldi, quello lì. Si è buggato nella prova. Mi dai soldi? Mi dai soldi? Ma cazzo, ma noi staremmo giocando un po' Gesù. Come è partito lag, dove sono? Tu li hai visti? Io... ma che cosa hai messo come mappa? Berlino. Ok. Berlino. Oh, ho visto Spatoro. Dove? Non credo. Non è sì. Suonato. Letteralmente appena. Ah, ok. Allora è Spatoro. Spatoro. C'ho un po' di punti neri sullo schermo, aspetta che li cancello. Infatti anch'io ho appunto lo schermo di tuo padre. Allora, perché sei così lontano? Perché io stavo giocando al gioco della Cotton Girl nel mentre che stavano giocando. Ne ho uno in coda, se non è uno. E allora è Santoro, vedi, ci ha mentito. Siete sicuri? Santoro, è inutile che rompi i coglioni, c'è questo qua, è proprio... No, poi là, ma qua non c'è qualcuno. Lo so, ti sta per dire, se ne è uno in coda anche te. No. Vieni verso di me che facciamo mega frontale tra di noi. Sì, non so se c'è. Grande. Io vado. PF lo fa. Vero che ma sei disabile, Santoro, non puoi riprendere lo stesso aereo. vabbè, signore. Cioè, finiti gli aerei, basta. Devi uscire. Sì. È uscito tutti che la rifacciamo. Ma vedi quando fa le robe Santoro? Dai, su, allora cambiamo mappa e rifacciamo la lobby, signori. La roba è smalta. Cioè... Vai, torna all'hangar, signori, qua fa Recchia, dagli a Recchia che faccia, che lui è capomastro dei nostri paguri bisi. Intanto vado a bere. Scegli una mappa col verde, ti prego. Perché? No. Thank you.
Ti vedo capo squadra, quando vuoi. Ci sono. Sì, ma Baruputino, non devi stare dentro la lobby, sennò sei metto pronto. Un attimo, sto scrivendo mio amoroso. Cristo santo, ti giuro. Che bien. Dai, dillo, ti buco le ruote dell'amorosa. No, che si muta per l'amorosa, se è semplice. Ma che BR. E non rompe più le palle, non viene, basta. Che BR. BR di ieri è il massimo 3.7. 3.7. Cazzo le ciuffie. Ben... 3.7 dovrei avere un aereo figo americano. Beh, ce ne ho parecchi aerei fighi americani. 3.7. Ah, magari il P-12-10. Questo quanto gira? Rieccomi. È arrivato 22 anche Sandropolo. Top. Sì. 22 secondi. 22 secondi. Sembra l'affreddamento dell'olio. Perché è davanti al guidatore? Non è proprio brillante come 26. Idea. Questo è 5.0, quindi niente. Io porto la nonna papera. Ah, questi qua sono i collegamenti che portano 22 trazione della superficie di controllo. Se non è 20, quella poi piangi. 21 22 vabbè, questi girano in un secolo e mezzo. Questi allora il BF tempo di salita 20 secondi. Sì, buongiorno. Dai, allora, hai detto una mappa col verde. Sì, qualcosa con le montagne, colline, insomma, che ci sia un po' di interessante mondo. No, mentre è pronto, ho trovato la mappa perfetta. Motore Bella, adesso vedi Alpi. Motore V1650. Non credo. La 10 me lo porto dietro, tanto non lo posso neanche usare. È lì per bellezza, ci sta. Sì, appunto. E io voglio sapere il genio che ha messo il serbatoio dietro al pilota. Allora, devi capire che in un aereo non c'è molto spazio. O te lo metti lì, o te lo metti lì, insomma. O te lo metti 10 cm più indietro, ma tanta differenza non la cioè, fa. Cioè, letteralmente, anche letteralmente il sedile... Minchia, vecchio, chiedi un... Vecchio, le ali sono le prime cose che targhettano, cioè esplodi, no. Cosa, il serbatoio? Signor, metti pronto. È giusto così. Ma il serbatoio deve essere... della strega Morgana. Anche il serbatoio negli aerei è nelle ali, normalmente, sai. Allora, perché il serbatoio del P-51C10 è dietro il pilota? No, okay. Perché quello è un aereo da caccia, è un aereo da caccia, quindi non va nelle ali. Come in tutti stiamo parlando di negli aerei da battaglia non va nelle ali il serbatoio. No, nei tipo nei bombardieri quelli normali va bene andare il serbatoio. Quelli sì, ma negli aerei quelli da caccia va nella fusoliera. Sì, fa tipo lo metto sotto il culo. È un punto di domanda, non è allineato, ma ok. Cosa cazzo mi significa? Vuol dire che non sai ancora se sei maschio o figlio. Ne va a cagare. Non è wow, ma sì, disabili, magari Gigio fin da noi, no? Vabbè, facciamo. No, cazzo che idea, vecchio, non ne penetrerò. No, io arrivo. Gigio Bagigio, perché mi dice solo che c'hai una 10 e basta te? C'è anche un P39. Scusami, Ricchia, perché hai messo il 4.0? Spiegamelo adesso, perché? No, i 4.0 non li posso usare, infatti lo sto. Ha messo il limite di BR, down. Down, ma io ti ricordo che vedo solo gli aerei che mettete preselezionati. Ma guarda, siamo a 3. Basta che clicchi su unità e ti dice il limite di BR. Madonna, sono ho capito, ciò. A 3.7 mi siete un po' superiori, perché diciamo che il mio più sviluppato è 2.7, quindi ma sì, siamo stati tutti 3.0, porco Dio. Abbiamo tutti 3.0. Il mio è 2.7, che cazzo vuoi? Ma sì, ma poi sono aerei, cioè ragazzi, non è neanche pure ricercato. Ah, scherzone, 2.7 il Pippo, 2.3. Massimo, una bella mappa verde. Guarda, proprio sì, è presente il veramente spritza verde da tutti i pori. Ci divertiremo un mondo. La strega Morgana, pure sotto. Allora, dobbiamo targettarli. Dobbiamo targettarli. Allora, signori. Ma ti sei portata la bomba? Inviata tutti insieme, no dritto, almeno quando Scantoro mi ha detto surprise.
Ma è disabile il ragazzo? Cioè, io cambio squadra subito. L'hai scoperto adesso? Cioè, io Santoro, Santoro, io ti giuro, tu ma non... sai, Erecchia, che se ti prendono la bomba esplodi, vero? Allora, stiamo parlando di... Allora, l'unico problema è Massimo, ok? Perché gli altri, allora... Se non hai capito, io ho pensato... Taita ha due bisonti al posto del... ok? Ah sì sì, Santoro, ma intanto io i calibri che avete voi non ce li ho. Santoro non ha gli occhi. Fa ridere che io ho letteralmente 202 non ho mai one shotato Massimo. La prima volta che riesco a one shotare Massimo. Sì, ma ti piace proprio il pisello, te c'è proprio per prenderlo fino in fondo. Ho sbagliato il tasto. Hai sbagliato manovra. Massimo, dove cacchio vai? Ma vedi la parte di qua. Ti porto. Stai tranquillo. Mi sono schiantato su una roccia di merda. No, io stavo guardando il telefono e mi sono appoggiato alla Jeep e sbaglio. sei scemo. Sei shank e shank. Allora. Ma non sai neanche chi cazzo è Porta Rispetto. Porta Rispetto a chi? È un dittatore. Non è un dittatore, è una brava persona. Dittatore, no, guarda che non tutti i dittatori sono bravi. C'è Guevara, anche Stalin. Bisogna di qualcuno in coda. Chi è che c'ha? Kanye West? Non c'è nessuno in coda, ma sei disabile, stai scappando dal nulla. C'ho io in coda, c'ho io in coda Recchia, signori, Dio buono. Cioè, in quella Sandy mi ha salvato Faita. Ma sei. Ma allora c'è un problema di epilessia. Bello che ti ho fatto col critico Faita. Bello Recchia. Ti ho sbutato di colpi, vecchio. Guarda, i colpi che ti arrivavano erano sicuramente Recchia dietro. Non ho sentito neanche un suono io. Cazzo, ti devo dire, sei sordo? Sei bocelli dalle orecchie? Arrivo Recchia. Comunque rimane il fatto che mi piace Santoro stesse scappando dal vuoto assoluto mentre Massimo veniva stiprato in fondo. Sì, 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 ma lui. Ma perché lui non sa che l'esistenza del tasto C è guardare. Vecchio, ma state un attimo zitti. Sandri, tu mi stai inseguendo? No. Ero io dietro Santoro. Sì, ma c'ero io davanti, c'ero io. Stavo coverando. No, proprio non ci arrivate, eh. Appena detto direttamente chi mi sta inseguendo, che mi sta inseguendo, no, non va bene. Ma devo dire, ma che calibro quell'aereo? 30 mm, i problemi. Porco di... Cioè, io ho il... Vediamo. Poi le ron... 7,92. Non l'ho neanche visto, che bello. Ho uno dietro. Non c'è neanche 20 mm, però se porto questo non c'ho neanche... L'aereo è ma lui c'ha gli aerei quelli buoni. Massimo c'ha gli 1.3, grazie al cazzo che giri più di me. Ma ho 3.7, stai zitto. Ma c'hai il primo BF-109 che c'è? È l'E4, è l'E4, rincoglionito. Appunto. Che non è quello con i 20 mm, non è quello con i soli due. Ah no, c'ho un C7. Un 3.0. No, c'ho un 37 mm, ecco perché tipo one shot fight. Un 37 mm, non un 30. Zio Pero, cioè io ho un 7,92 e uno poi. Anch'io ce l'ho, un 7,62 già. Sì, quindi uno io ne ho, però non ho altri tipi di trasparenza. No, io ho due calibro 50, 4,7,62 e una mitragliatrice da 37, problemi. Diciamo che secondo me la potenza di fuoco non mi sembra proprio legittima. Ho un aereo inglese con 12 mitragliatrici, se vuoi. Comunque sai che ho capito perché fa, perché morì. Merda, Dio. Cos'è che c'è? Ma perché Santoro va nettamente più veloce di noi nel dritto e quindi va da solo. È che io ho un problema con quel merda di colpo critico. Che palle. Ma come non ho preso la kill? Ma neanche io. Nessuno però. Aspetta che metto i traccianti perché invisibili non li vedo. No! Incredibile. Ah, bene, bene, ma vedo che lei è professionale, io non so se li ho. Cioè, io ho adesso mi vedono tutti. Virata di sto aereo, perché porco due mi sono morto due volte per colpa di Santoro, ma non perché mi ha ucciso effettivamente lui, ma perché mi sono schiantato sulle rocce. Vediamo quanto vira.
Infatti a me manca il mio Dream Team. No. Ah, guarda che io e Sandro facciamo un buon Dream Team, però... Dai, ieri abbiamo spaccato. Mi si è frizzato. Mi si è frizzato, tirato per lì. Siamo troppo distanti, signori, torniamo a tartaruga seduta. Stiamo arrivando a tartaruga seduta. Ma voi non sapete cos'è tartaruga seduta, cazzo. Presumo non lo sapessi neanche Richard. Però diciamo non è tanto difficile. O ti nascondi dietro le rocce se sta papo, non è che per fatta. No, era un sasso. Era un sasso tartaruga seduta. No. Vabbè, Santoro ovviamente ho già sparato col 20 mm, non l'hai fatto. Non girare, fai da. Santoro c'ha il mio aereo, Santoro ne sa. Cazzo. Bello, abbiamo fatto due miss assurdi. Easy. No, qualcun altro per pure sparare. Va bene, non ti ho fatto un campo con 37. Colpo critico, Gli sparo con 37 e non gli faccio un cazzo. Vado per non mi ha fatto niente, sono morto praticamente. Mi è venuto fuori colpo. Guarda che c'è sta froccia che... Vabbè, tutti a darmi una mano, Non prendermi i tedeschi, no? È che palle, però. Minchia, ne andrà in coda, amico Chris. Un attimo che arrivo con i tedeschi. Ma io ho solo flap da The Collar alzato, quindi... Buongiorno, anch'io, E qua li metto. Nessuno dei due, fanno tutti e due cagare. No, visto... metti alzati. Ti rallentano se li metti entrambi. Ma cazzo fai? Ho ucciso il pilota! Si possono mettere entrambi, scusami. No. Allora, però se vuoi spaccare un flap puoi mettere l'estensione asimmetrica. Bello. Pilota, let's go ski. Oh. Oh. Come cazzo mi hai preso? Scusami vecchio, che eri storto in culo. Ski. Sì, mega skill issue. La skill issue. Torna indietro domani, vecchio. È il potere del BF. Li dodge! Clamorosi! Li dodge a tutti, proiettili! Gigi proiettili, guarda, Gigi proiettili, vecchio! Niente, dodge qui. Ma ti ho fatto, ho rotto il motore, che cazzo dodge? Ma che cazzo dici, ma hai rotto il motore? Ho preso il muro perché non andavo più, che faccio le piroette, cioè in aria. Sì. Allora, noi iniziamo con questa storia del motore che già ieri basta, dimmi, ho rotto il motore, quando c'è un motore bello bianco. Ho fatto un colpo critico. Sì, non sarà stato il motore, il pilota si è spogliato. Cos'era? Il pilota? La fusoliera, vecchio. Sarà stata l'ala, la coda, il pisello, non lo so, l'elica. Sicuramente non è stato il motore. Ma non gira un cazzo sto aereo di merda. Ma non c'avevo lì vicino cosa. Vabbè, ci sta. BF-109 vince contro l'FV. Io te ne ho uno dietro. Ma dimmelo, stavo cercando. No, ce n'è uno dietro. È il mio giro più veloce in teoria. Vabbè. Bravissimi, ma bravissimi. Non è la prima. Bravissimi. Rimanete in formazione. Aspetto, andiamo a perde olio. Fighta perde olio perché ha l'aereo mezzo negro. Signori, rimanete in formazione, adesso arriverete. Parolone. Giusto un po'. Diciamo che la superiorità numerica. Fate un giro, non superate. Non superate il punto. State in zona. Ma perché prendi quello lì, Recchia? Prendi quello che ho io. State in zona, signori. Scusate, è uno. Sì. Gira, è quello più veloce, secondo me, gira. Scusa, perché voi girate così velocemente? Io sono tipo. Perché è stralento quell'aereo lì? Basta. L'FV è un intercettatore mancato, vai. No, ma io giro in 70.000 km. Guarda, Reghe, che vogliamo informazioni. Dai, andiamo dritti, signori. Pronti? Tutti su di loro. Andiamo. Andiamo a quello che non è dietro la roccia, così almeno abbiamo un target. Perfetto. Ha fatto colpo a qualcuno. Beh, no, parecchio può essere.
Arrivo orecchia. Sì. Ti salvo. Tranquillo Santoro, ora che mi giro sicuramente sarai ancora vivo. Con quell'aereo lì devi andargli da sopra. Bello andarci da sopra. Ciao l'aereo, non fa niente. Ok, sì, ci sta. Io mi sono ucciso per uccidere Rick. Solo che, cioè, l'unico aereo che so che gira veloce è un 1.3 vecchio, cioè i colpi standard che fanno un po' pena la cazzo. Un pochettino con gli aerei. Ti do una spoiler se non vi piacciano. Ho preso un sasso, fratelli. E vabbè. Praticamente questo gioco è famoso per ieri, cioè in realtà sarebbe inizialmente per ieri. Sì. Vedi. Quindi. Infatti è secondo me. Ma infatti se secondo me sono ieri, ma è quasi. È più completo per ieri, cioè. No, a dire il vero è più completo per i carri armati, però. Non lo so. Let's pick fight. No, scusate, la dovrebbero più completa per le navi. Allora. Ma non c'è un punto forse. Sicuro è più realistico di World of Warships. Non è vero. La vita della nave è palese. Mi sono appena spaccato l'elica. Ma sei un maestro? Chi è che ha preso l'H1? Io perché Ma che cazzo? Che cazzo di aereo hai preso? Cosa? Fighter. Ma il vecchio non ho un aereo che gira così velocemente come gli altri, quindi io prendo questo. Aspetta, cambio nazione, ragazzi. Io sono già morto, l'elica rotta, quindi. Non so, ma almeno faccio un'altra kill, quello. Sì. In realtà no, perché io mi sono. Non me la stilare l'aido! In realtà no, perché mi sarei già schiantato all'inizio. Raga, ritornate indietro. Adesso prendono la Russia. Occhio che prendono i MiG. Ma fa cagare la Russia. No. La Russia c'ha gli Yak. C'ha la Yak. Sì. Posso tornare in base a ripararmi? Allora. Beh, sì, in realtà sì. Ripiegare in base, signori. Ripiegare in base. Dai, proviamo a prendere questo 51. Allora giriamo intorno da signori. Stiamo lì. Il P51 dovrebbe essere carino, come sì, sì. Gira in 30 secondi, il mio gira nella metà di te. Porco questo devo ricordare, però teoricamente la mia full bordata dovrebbe farti male. La full bordata hai il calibro 50 e non è che. Bello, devo dire, a potenza di fuoco siamo lì io e Santoro, io ho una mitragliatrice. Bravo Santoro, no, spara, complimenti, ma se proprio... Signori, vi porto gente, preparatevi. Sì, aspetta che arrivo, perché forse non ce la faccio, perché qua... Dio mamma, fai sto... Che io c'ho Santoro che mi spara finché arrivo. Ma che cazzo, ti c'è sparato un colpo che ti ha missato di 2000 metri. Che vedo. Da voi. Mentre 2000 metri che il motore è rosso, grazie a te. Motore rosso manco mi ha dato colpo, ma è cagare. Non ti dà colpo sugli alleati, sì, lo vedo se ti faccio il motore, mi disegna comunque i danni che ti faccio. Colpo critico orecchio. Ragazzi, ho il motore. Motore, adios. Allora lascia lì. Che cazzo hai fatto a stirarmi la key? Gli ho fatto danni sul flap sinistro, Anch'io. Grande fighta, sai cosa vorrò dire? Sì, perché sicuramente io ho lasciato la kill, non è che non ce la facevo girare il tempo, perché c'è un... Io non avevo i cannoni! Ho finito le munizioni. Vediamo di farci uccidere tutti da sangue. Se mi girasse l'aereo, c'è già un aereo che fa cacare. Poi non fa cacare, guarda, lo prendo apposta e ti faccio vedere come si usa. Adesso lo prendo apposta per farti vedere come... Sì, ma tu ce l'hai full stack, perché... Non ho tutte le modifiche, ma almeno tipo il compressore ce l'ho. Oddio, guardami. Guarda che utilizzare gli standard dei traccianti cambia solo l'effetto visivo. Non proprio.
Ma in eri, negli aerei Faita non serve la, la penetrazione, cioè... Lo so, ma sto dicendo a Santoro, non cambia niente, però critico, la penetrazione è diversa, cioè, mi sembra proprio la stessa roba. FV190 hai dovuto... Ma poi... Kit Massimo, poi noi ultimo, vabbè. Bello. Troppo veloce. Bello questo misto. Lo so, troppo veloce. Dovevi uccidermi quello che c'avevo dietro, perché adesso sono portato. Ma che questo è? Mamma. Non stavo guardando, stavo guardando dietro. Una roccia, una davanti. Oh, cazzo. Ricky non sa che è morto. No, come? Così si usa. Ma non è il mio stesso aereo. Non è il suo aereo, Massimo. È l'FV, aveva l'FV. No, ma che ho sempre avuto lì. L'FV fa cagare, punta. Cioè. Non fa solo... cagare, dai. Ma non gira un cazzo. Lo so, ma è per quello devi avere le skill per usare. Veloce, non gira. È disabile. No, adesso mi chiedo. Ah, ma non c'è, cioè, non mai pensavo che fosse. Ma dimmi disabilitante. Ma dirmelo chi è che ti avevo odiato? Ma Massimo, ma dimmelo che ti avevo odiato. Anche neanche no? Massimo se ne era accorto. No, io me ne sono accorto, stavo guardando se è rincoglionito. Qua se ne accorge o è con la testa tra le papere. Ma come cazzo accorge il genere di tra di me? Beh, ma lo senti, cazzo? Utile finché siamo noi in squadra e posso pensare anche se sei tu. Cioè, fatto, dai, su. Vabbè. Madonna, ragazzi. Un altro cambio in azione, l'importante era uccidere Santoro col Nick. Col MiG 21, anche intendo, mancavano solo 18 numeri al bottino. Oh, MiG. Vediamo se esiste. Ma c'è che esiste? Signori, ce l'ho in coda. Qui qualcuno mi serve. Arriva. Faita sarebbe il più vicino in realtà, Lo so. Colpo critico, non so cosa gli ho fatto perché è il motore rosso. Troppo giù, no, troppo giù! Allora, dai, ce la puoi fare. Presenta. Bravissimo. Sì. Ma come sono fatto ad esplodere? Avevo pure il carrello giù, HD. Yuppi. Bravissimo, Faita. Ora, mi piace così, mi piace. Volete la potenza di fuoco? Lapo? Volevo vedere la potenza. Però pusha... Quando cazzo puscio, vecchio, che se mi toccano con un 20 mm divento pan bagnato. Ah sì? Ma l'obiettivo è toccarli prima. Cioè, non... 20 mm hai detto? Infatti devi aspettare che si avvicinino loro, la tattica è farli stare dentro lontano, no? Andare tu nella loro. No, cazzo? L'idea è quella di toccarli prima. Cosa? Allora, non è come le bambine, le devi toccare prima. Che ti pushano da sinistra, occhio che ti pushano da sinistra, occhio che ti pushano da sinistra. Ma lo doggio! Hai visto che l'ho già? Sì, vabbè, dico. Ma io posso avere un aereo che è ricercato di povero. Ma stai zitto! Io non c'ho questi ricercati. Va bene, no, però là uno dietro. Poi se lo prende. Eccolo qua l'aereo. 4 canali. Dai, ma dove cazzo è il mio compagno? Ti ho perso! Adesso arriva col firepower. Vabbè, ammazzami, Dio. Santoro, sei scandaloso. P51 non riesci neanche a buttarmi giù. Ti stavo dando tutta la fiancata ed ero pure 200 piano. Non posso più muovermi. Qualcuno è simpatico. Mi ha ma fatto. Ma cosa sbaglio a me, disabile? Ma sei stupido. C'è di solo tu. Allora, non c'ho più il flap dietro. C'ho un flap. Va bene, Santoro. Va bene, 8, 9, 10. Io ho la parola. Io ti dico. Però 14 cannoni. Sei stato tu per caso, Massimo? A far cosa? Ma dillo magari dopo che mi hai sparato, scimmia di merda, a pensarci, no? Vabbè. Mi raccomando, sempre al top. Dillo che sono in base nostra. Sono in base nostra. Grazie al cazzo. Ora la Scusa, Massimo, sei stato tu per caso a farmi il flapper neri? Scusa,
non lo so, cioè io sono passato, ho tritato orecchia e sono andato via, ragazzi. Cioè. Okay, grazie. Ma uno, solo i cosi. Già, per questo ti mette 30 secondi a girarsi, perché adesso proprio si gira ancora meglio. Vabbè, senza flap non devi, non hai più il problema che giri, cioè. C'è un missile. Cazzo, c'ho pure un motore a lancino, non faccio sopra i 340 km all'ora. Vuoi risolvere la roba, Santoro? Punta verso il basso. Pierti, il problema si risolve in... Ha uno scontro frontale. Colpo critico. Orco 2, hai preso quello. Sì, ho preso l'orecchia. Non sei morto, come? Non avevo più proiettili, sono diventato il proiettile umano io, ma che roba. Anche sono io. La tumorata della tumorata. Beh, vabbè, basta, non è tirabile giù tantissimo, non è un problema. Sì, tirabile giù. Però allora, fai per me non rotto. Andarci in frontale. Mi ha rotto? Mi ha rotto la coda, quindi no, però sto ancora volando e forse riesco ad andare a riparare. Aspetta, ti do il camouflage, aspetta, ti tiro la cortina fumogena, vuoi? Cosa fa? No, la confida in faccia, ma la mia fare... vorrei dire, sono diventato GG proiettile vecchia. Ma che cazzo? No, mi sto schiantando. Dai, vaffanculo. La mia firepower l'hai vista? Mm-hmm. Quanti cannoni sono? Bello, 6... 20 mm. Vabbè, aspettiamo. Vada. Andiamo da. Voi l'avete vista la mia firepower? Aspettiamo da. Facciamo il giro con le montagne del Liverpool. Frena. Tra 20 secondi torno, Ricky. Minchia. Devo riparare la coda completamente sminchiata da fight. E non si fa una vita, non si mette le mani nel culo. Cioè, stai attento, fai ritorna tutto. Infatti adesso sta potermi fare. Dai, ma sei un negro, figa, che cazzo di danno ti ho fatto io? L'arancione. Non ti vedi ancora. Me lo spieghi? Vecchio, sono andato giù in picchiata dai due, ho fatto dai 2000 metri fino agli 800, così di cattiveria. Aita, occhio che poi piangi. Occhio che poi piangi. Allora, mi sembra la vendetta più che giusta per le partite fino adesso condotte dove te uccidevi per nessun motivo. E soprattutto per la coda che prima mi hai rotto. Perché sei frocio, perché non c'è altra spiegazione. Anche Massimo me l'ha distrutta la coda. No, ma è stato Massimo. Io non ci trovo niente, mi hai tirato via la coda a me. Quando è che mi chiama occhio per occhio, penso che fossi te. Brutto coglione. Questa era Andre, dobbiamo trovare un terzo player perché porco due non c'è. Oh, in due. Il Cerf non ha gli aerei, vecchio, è brasiliano. Però c'ha l'M26. Ma ha tolto l'elica, ma lei ha preso. Vieni verso di me, Ricchia. Sì, con quale elica, scusa? Ha toccato il suo. Ah, che stava. Ho visto Ricchia spinnare. Ho visto Ricchia toccare il suolo e fare un mega spin. No, io ho visto. Mi sono venuti i baffi di Giovanni Mucciaccia. Sono morto, sono pienamente morto. Ragazzi, io faccio l'ultimo kill e poi vado a mamma. Ah, bravo, sentavo, ci di un compagno meno matto. Cioè, ti senti fiero adesso? Ah, tu hai ucciso il pilota? Bastante. Sì, beh, diciamo che gli hai fatto una colonoscopia al contrario. Boing. 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 Aspetta, dammi due secondi. Occhio che avete Sandri dietro. Oh, anzi, uccidimi così non prende la killer. Ricchia, vai. Il mio... è un pippone! Madonna. Dai, concentriamoci. Bene, Massimo, vieni qua.
Gigi proietti. Però lascia. Non c'è più di fare Santoro. Ah, io spawno Massimo, rompo Massimo ancora di più perché sì. Oh. Va bene, mi piace. Ma tu l'hai visto il mio aereo, Ricchia? Guarda. Adesso prendo la paper. Arrivo con la paper. Bom. Bom. Fatto apposta per distruggere i tanconi. Ciucca. A chi spari? Ah, cazzo, c'era un aereo. Oddio, mi uccido. Dai, ma sei un po' un meco, però io sto per uccidere Paita. Beh, ovvio, beh, c'ho 7 km più in là. Ah. Infatti più in là... Revenge kill. Mi hai preso il serbatoio. Ragazzi, io devo staccare. Mi hai preso il serbatoio. Dai, io faccio l'ultimo anch'io, poi vado a nanna. No, io vado a giocare un po' in partita. Comunque, secondo me gli aerei sono divertenti. Ah, Santaro non riesce a prendere. Ah, ecco, finalmente un colpo. Vado a giocare un po' con la... finalmente un colpo. Ti ricordo che tu mi hai svuotato un intero caricatore con un... sì, e come ti sparavo però alla fine. Ti sparavo un pirinino alla volta. Pipì, pipì. No. Bravo, Gigi Baghetto. Gigi Piselletto. Vabbè, era vendita per prima, Santoro. Prima o poi sarebbe arrivato, cioè. Ma mi hai fatto un tutto prima, cercando di uccidere Recchia. Tutto, una coda, penso. Beh, comunque, comunque non era fatto apposta. Uno, non era fatto apposta, e due, eri ancora vivo. Tanto il suo target sono io, perché io veramente ho fatto... Perché tu mi hai ucciso per prima. Io per prima ho ucciso, sì. Rimangando le partite precedenti mi pare proprio di sì. Vai Massimo, sto prendendo. No Massimo, ti sei fatto la tua vendetta. Ma perché non attacchi Faita? Poi no, poi tranquillo Poi vedi a sciare quando ti passo sopra quella lamina in faccia. Attenzione, parte il flame in aria. Il flame in aria. No, sì, divertiti. Poi vediamo quando diventerai Michael Schumacher quanto ridi. Attenzione. Attenzione, i flame. I flame quelli duri. Mister La Flame, eccolo, proprio lui. A te non serve perché sei già Michael Schumacher a livello di cervello, sì. Fight, quindi sei a posto. Attenzione. Entrato in partita con voi. In che senso? Ah, è entrato da me. Per dire 4.0. Vabbè, mi sa che signori vado a letto. Fatti più in là, con quegli occhi che tu hai. Vai, teleporto. Vai. Sì, ti stai uccidendo a me, disabile. Non so. Me lo stai fregando. Che cazzo. Quanto non gira. Oh, Michael Schumacher, scopin qua. Olle. Fisciamogli in testa. Ancora un po'. Devi mirare un po' più su, bravo. L'ho fatto, ma il bro vuole andare in stallo. Vabbè, arrivo. Passo io, non è un problema. Guardi. Io aspetto qua giù, prendo il suo aereo in volo. Mica ce la faccio. No, fermo Massimo, fermo. Ma che l'ho preso? Ma è despawnato! L'hai visto anche tu che è entrato nel terreno, vero? Sì, è proprio despawnato. Che palle. Ora sono i formazione ad Ypsilon. Ho solo i colpi. Punterà di mitragliatrice. Ecco. Punta a me. Ma è Bocelli! Bocelli! Se non c'ho più la parte dietro per girare, che cosa devo fare? Su, Gigi proiettile, eccolo proprio lui, Gigi calcetto, vieni qua. L'amico di merenda, vai, mi schianto, è arrivato il tempo, dai fai un altro po' di giro, Gigi proiettile, è proprio lui, ma arma inceppata, bene,
vuole atterrare, ragazzi. Sei un porco. Signori, no, 12 kill. La kill a te. Guarda che fricchione, pur di non darmi la kill. Andiamo con questa cosa. Non avrei mai fatto. Hai detto qua l'edo che ho usato. No. Bravo, Massimo. Se oggi dire che ho fatto un po' Massimo, guarda. No, vabbè, ti ho preso in piena cosa. Sì, beh, c'è male, ma hai fatto il motorecco, ho fatto le piruette in mezzo alle boomer. Certo che le boomer erano un po' basse. Peccato che sto coso non vada molto bene. Ho il pilota, guarda molto bene. Io ricordo che sto usando... clamoroso. Ma ha fatto ben zero danni perché avevo spawn protection. Non credo che sia lo spawn protection, eh. E allora mi hai fatto ben zero danni, questo. Ma è arrivato l'ora. Tu non hai più niente praticamente, scusa. È arrivata l'ora della prima persona. No, no, io sto tutta una favola, ragazzi. No, mi ha detto che danni alla longhiera. A un'ala, vabbè, ma cioè. Stravivibile. Non riuscivo a tirare sul musetto. Giro un po'. Ah, Zuzzurellone! Zuzzurellone in prima persona, tutto quanto il mega fazzo. Allora, quasi. È una GG proiettile, giro più veloce di... Cosa mi spari a me? Vabbè, signori, cambio... Sono pericolo. Cosa guardi, mi spari? Guardi come atterro dolcemente, guardi come atterro dolcemente. Dolce bailando. Godo. Adesso prendiamo l'aereo, quello che gira invece. Ora giochiamo con quello serio. Quello che non ho mai giocato contro gli altri. Perché è ancora peggio, gira devastante. Wow! Ho preso il BF-109E. Perché BR è? Oddio, ho fatto una kill, mamma mia. Grande. Oddio, guarda come li do già. La tecnica della testa. Sono troppo veloce. Ah, ma ha fatto il motore, però. Gigi proietti. Diventerà come al solito il proiettile, no? Qua giro troppo lento, mi hai dato. Potevi farmi il pilota 7 volte, ma io non dico. Ma non giro, Cristo santo, su sta merda. Dai, ti ho dato il pilota, madonna, vecchio sei Bocelli, fatelo dire. Però sto andando 200 all'ora, sono in stallo, Cristo santo, non posso più muovermi. Ehi! Aspetta, fermo, rallenta. No, non voglio ucciderti, se no te l'avrei già fatto. Tu gira a destra e io a sinistra e prendi fight. E poi a scuola ti meriterai una cioccolata calda gratis. Allora... Non so, perde un po' d'olio da un po' tutte le parti. Attimo, aiutami. Gigi Bossetti, ti ho pure dato il pilota. Lo so, ma ho il motore fatto da qualcuno. Quindi letteralmente il mio aereo è performante come una padella. Ah, qualcuno perde un po' d'olio. Studianti. Vieni qua, Faitino, vediamo se riesco a ucciderti anche se... Guarda, il dodge, clamoroso, il drift in mezzo ai colpi, non è vero, adesso si ripunta! Pensavo di venirti addosso. Mi piace lui, con Firefly. Dai, non toccare il suolo, non toccare il suolo. Ma che bravo, non tocca neanche il suolo. Ragazzi, questo è riandato, c'è poco da fare. Pisciamo gli indosso, no, ma stai su! No! Due imbecilli, guarda come si schianta anche Santoro adesso. Vabbè, se io mi schiantavo, cioè gli mancava un millimetro. No, sono senza proiettili, cazzo. Ancora niente, mi sa che toccherà la mossa dei 90 gradi. Let's go. Tanto bello. Ma va che mi sono suicidato perché non avevo colpi.
polvere. Sì, sì, perché non ti ama la tua vita. Ah. I wonder. Gigi proiettili. Gigi proiettili. No, però Massimo, vieni con me, non vuoi la cioccolata calda gratis? Guarda, io punto. Ma quando non uccido il pilota lo faccio vedere. Anzi, questo qui tra un po' cambio squadra, vado di là. Cazzata, ha fatto la cazzata, fa la cazzata. No, perché così spugniamo tutti vicini, è più divertente. Madonna santa, ragazzi. Diventa solo dogfight. Ma what the fuck, questo con la culata arancione mi ha sparato. Solo che questa cioè ti ha smembrato. Non dirmi che devo tirare una godo. Vabbè vecchio, sai come il vetro che mi difende è tipo un vetro di una Fiat 500. Troppo basso, basso. Not per pistons. Allora signori, ma mi hai rubato la kill Massimo, devi star fermo. Sto godendo come un porcellino appena nato da poche ore. Ho deciso di... I don't wanna da. Oh oh, il pilota ha passato. Ho usato i miei... Interessante. Ok, ecco. Gigi proiettili. Ehi là, pelo qua. C'è assoldato il pilota. Ecco. Bello. Godo così non ti dà la kill. Come se ti portassi senza recente senso. Zitto. Non vorrei dire, è la mia stessa quanto da mettere. Ehi là. No. Tada, visto? Ma allora devo dire, sarà stato per le mie manucce un po' troppo però. I don't want to play with the magic. Prum. Questa roba? No, mi si è annebbiata la vista. Tu sai farlo, sai guidare il contrario. Ha! Ha. Vabbè, signori, io mi sa che vado a nanna. Vi saluto. Quando fai colpo è stato divertente giocare con voi. Buonanotte.